cellulare. Aspetta che metto qua la sedia. Ti vedo. Mi serve quella sedia. Come ti serve? Vabbè. No, dai. Che sono da solo. Tu cosa ti fai qui? Vieni qua. Grazie. Pure io devo andare. Mando, faccio, manda a tutti. Mm-hmm. Come a tutti? Esiste un'opzione, manda a tutti. Ok. Però io non voglio che mi si veda. C'è? È la testa al filo. Però così non riesco a scrivere, papà. Devo scrivere? O devo... No, vero, io devo leggere. Cominci a spammare. Non devi scrivere, devi solo leggere i messaggi. Mi comincio a preoccupare. Il volume. Buonasera, benvenuti. Cominciamo a preoccuparmi. Irex scrive, eccomi, like, il primo like, penso, puntualissima. Grandissima, puntualissima, la prima proprio. Aspetta, ora leggo io i messaggi per un po'. Ciao Golden Federico, non te la potevi perdere questa live, perché ho fatto una cosa con la ricotta, una ricetta con la ricotta come avevi detto tu. Ciao Leiluna, benvenuta. Checco Moria, benvenuto, grazie per il like. Lasciate like ragazzi se volete, condividete su YouTube, soprattutto lo dico ai miei moderatori, a Leiluna, di farlo sapere diciamo agli altri tramite condivisione. Buonasera Viviana, consiglia ricette, ben arrivata, bello il tuo liquore, mi è piaciuto moltissimo. Ciao Giuseppina Cristina, adesso passo la palla a Matteo. Salve. Che mi legge messaggi. Max scrive, bello zio Max. Ciao zio Max, ai piatti di Chef Nunzio, io stasera non rinunzio, è stata inventata da Max Astrale. E dal suo amico Simone Odio, e la rima è stata inventata da Reazione di Coppia. YouTube TV scrive buonasera. Buonasera YouTube TV, penso che con te ci sia anche tua sorella, quindi salutiamo pure Alessandra. Gecko scrive grande chef Nunzio. Grazie carissimo, cominciamo con complimenti, poi comincia a diventare rosso. Aiano, aspettate, ogni tanto si leva la chat. Aiano, ben arrivata. Un attimino ragazzi che si è tolta la chat, mo arrivo, quando siamo diciamo un po' tutti cominciamo a spiegare la ricetta che è comunque è descritta nel titolo, no? Quindi ecco tornata la chat. Aiano Aishi scrive ciao chef. Ciao Aiano, benvenuta. YouTube TV scrive Alessandra sta cucinando le pizzette fritte. Le pizzette fritte, mangiate leggero stasera vedo, eh? Bravi, bravi. Cosa scrive Max Astrale? Non spammate e mettete like, scrivete per lui e poi per me. Grazie Max. Io mi saluto tutti di più. Ciao bella, ben arrivata. Già siamo in 17, io direi se volete cominciamo a spiegare un pochettino la ricetta, almeno l'ingrediente. YouTube TV scrive, da buoni napoletani alla pizza non ci diciamo mai no. No, infatti, ma anche noi abbiamo una tradizione, noi ogni venerdì di solito mangiamo la pizza. Alessandra Channel scrive, ciao chef. Ciao, bella. Alessandra Channel, ah sì, ok, la sorella. Viviana, così risette, scrive, gli chiedevo, visto che ho pochi iscritti, se magari puoi coinvolgere un paio di persone a iscriversi nella mia pagina Viviana Consiglia Ricette, mi farebbe un enorme Viviana piacere. Viviana Consiglia Ricette è una nuova YouTuber
che fa ricette, ho visto che fa anche degli ottimi liquori al rosmarino e altre tipiche, adesso non mi viene in mente, l'ultimo al rosmarino. Molto la zia bello. Drusiana ti saluta. Ciao, ciao zia Drusiana, ciao zia Drusiana, stavo per dire. un attimo, rispondere. Allora, se volete andare a vedere il canale di Viviana consiglia ricette, volete iscrivervi al suo canale, è una brava persona, vi ricambia, credo, quindi andiamo avanti. Ciao zia. Va bene, io arrivato a questo punto siamo già in 20, comincerei quasi a spiegare la ricetta perché è lunga e abbiamo solo 2 ore di tempo per farla, quindi se a voi sta bene io mi alzo e comincio a spiegarvi la ricetta. Gecko scrive: bella live, a me ovviamente mi è già venuta fame. Beh, ancora manco cominciato, che ci porta alla fine? Io vi consiglio di guardare la mia live con qualche stuzzichino davanti per non... Allora, innanzitutto volevo sapere, si vede e si sente bene la live? E nel frattempo continuo a parlare. Allora. Reverse Crucifix scrive: nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Cannelloni, ricotta e spinaci? Cannelloni, ricotta e spinaci. Non so se è una cosa positiva. Resident Evil Salvatore scrive: ciao chef. Buonasera Resident Evil, benvenuto. Allora, faremo i cannelloni, faremo la pasta fresca in diretta. Quindi ho preparato 300 g di farina, poi aggiungo 3 uova e un po' di sale, e questa è, diciamo, la semplicità proprio della pasta fresca. Golden Federico scrive: sì, tutto ok, si sente bene, si vede bene. Benissimo. E lei Luna scrive: si sente benissimo, chef. Perfetto, perfetto. Stellina Star 80G scrive: uè, chef Nunzio. Ciao, bella, benvenuta. Allora, ricapitolando, faremo la pasta fresca, poi la stireremo con questa ridicola macchinetta, di solito la stiro a mano, però per velocizzare stirerò con questa qua. Niente, poi faremo un ripieno particolare di ricotta e spinaci. Gli spinaci li ho bolliti semplicemente con un po' di sale, che poi vado a tritare un po' col coltello, perché sono abbastanza foglie spesse, quindi... voglio tritare in modo tale che si amalgamino bene dentro i cannelloni, e poi faremo come unico gusto conduttore, faremo un burro aromatizzato che andiamo a mettere nel ripieno, e il parmigiano, e comunque adesso lo vedremo. Infine faremo una specie di sugo di pomodoro al latte e con l'acqua degli spinaci, che metteremo come fondo, e sopra metteremo il parmigiano e la mozzarella. Sono davvero buoni così, e gustosi. Resident chiede: ma dopo possiamo assaggiare? Ovvio, devi solo venire, non è che te lo porto a domicilio, Poi vieni qua, mangi, assaggi. Io nel frattempo che lui legge, comincerei a fare la pasta. Aiano scrive: che fame! Che fame! Poi... mamma mia! Aspettate ragazzi, abbiamo perso la telecamera. Scusate che l'ho urtata. Oh mamma, che macello. Aspettate, scusate ragazzi. Il bello della diretta. Come dicono tutti quando succede qualcosa, no? YouTube TV chiede: pomodoro al latte? Pomodoro e latte, sì, poi lo vedrà. Al latte? No, al latte. Pomodoro addolcito con un po' di latte. Poi non mi piace utilizzare la panna, e quindi utilizzo il latte. Facciamoci un po' di spazio, vai Matteo, ti ascolto, leggi pure, Gioia. Poi YouTube TV scrive: siamo morti, e Aiano scrive: we are dead. no, non si è fatto male nessuno, vero? Soprattutto la webcam. Ok, prendo una ciotola un pochettino più capiente, ci metto dentro la farina. Paola del Rio Collezioni scrive: ciao chef. Ciao, benvenuta, come stai? Crucifix scrive: non pensavo che la camera cadesse, ho appena sbattuto la testa, magia? Mi dispiace, vuoi qualche cerottino? Ti sei fatto male? La zia Drusiana scrive: sei tu il bello della diretta. Sono io il bello? Sì, come no, tu sei di parte, Gioia. Allora, 300 g di farina, a cui rompiamo dentro 3 uova, così mettiamo le bucce da una parte, 2 e 3.
mettiamo un pizzico di sale, perché negli impasti fa sempre un pizzico di sale. E personalmente mi piace prendere una forchetta. Che cosa? Ein FNAF fan scrive: Ich sitz immer noch. Ja, hallo. Willkommen zu wieder. Papà. Mi chiesto, papà. Chi è Marcel? Allo Marcel. Welcome, my friend. Wie geht's dir? Hast du gut gefahren? YouTube TV scrive: sono due ingredienti che non avevo pensato di unire, credevo che creasse troppa acidità. No, no, non, è come la panna, non ho mai fatto la salsa tipo salsa Aurora, queste cose di qua, solo che il latte è più leggero e più delicato. Allora, ecco qua, ho sbattuto leggermente le uova per far sciogliere un po' il sale. Reazioni di coppia scrive: ciao a tutti! Ciao belli, benvenuti, benvenuti. Prima vi ho nominato quando dicevo per l'ennesima volta che la strofa, i piatti di Chef Nunzio, l'avete inventata voi. E poi l'hanno eseguita in maniera molto blanda in live a un momento, l'hanno eseguita Simone Odio e Max Astrale. Saluto. E ragazzi, reazione di coppia, sono due ragazzi favolosi, fanno delle live e, come dice il nome del canale stesso, fanno, sì, anche delle bellissime reazioni. Sono molto amati da un pubblico misto, giovane, e anche da me, perché io sono giovane. Fancy Sauce Lel scrive: buonasera chef. Buonasera, benvenuto da... come si chiama? Ah, ma sei tu! adesso con noi stasera c'è un amico di Matteo che ha vissuto in Italia, parla italiano, però è di origini indiane, giusto? Esatto. È indiano, è come Raci degli amici di Sheldon. Ok, allora adesso basta più con il cucciaio, ci siamo liberati, bastiamo con le mani. Semplicemente Crucifix scrive: Chef Nunzio, Chef Nunzio, è possibile imitare. grazie. Allora, le uova sono piccole, è facile che me ne serva un altro. Ora vediamo. Impastiamo velocemente, come vedete, cioè faccio rigirare, rigiro la pasta su se stessa e faccio in modo che assorba tutti i liquidi, semplicemente perché comunque la pasta fresca, ragazzi, cioè io non so perché uno compra la pasta fresca è davvero semplice da fare, è semplice e immediata. Io metterei un altro vetto, oppure aggiungerei anche un filino d'acqua, se no. Purtroppo ora non posso leggere i messaggi perché non si vede niente, da un po' così. Ragazzi, YouTube è una piattaforma leggermente buggata, e tra gli altri bug c'è il fatto pure che chi fa le live lo sa, sparisce la chat per qualche secondo, a volte per anche 10 secondi. Ma che 10 secondi? Sono qua minimo da 30 secondi. Ecco, quindi la stanno migliorando, diciamo, il bug sta aumentando il tempo di attesa, così aumenta la suspense, giustamente, no? Ok, adesso che... ok. Abbiamo raccolto la maggior parte della farina. Alessandra Chan scrive: io seguo la live ma non scrivo tanto perché sto cucinando anche io. Ma certo, tesoro, grazie. E il fatto che ci sei è già una grandissima cosa, l'apprezzo tantissimo. Giuseppina Cristina scrive: io la faccio sempre la pasta fresca. Brava Giuseppina, anche perché davvero, ragazzi, state vedendo, mentre parlo con voi, in meno di 5 minuti ho già finito, cioè non è che ci vuole poi alla fine tanto, e non per forza deve essere pasta all'uovo, può anche essere semplicemente pasta e acqua con la farina di semola, che viene buona per chi ce l'ha, con il rimacinato, per chi, diciamo, ne ha a disposizione. Purtroppo qua è abbastanza difficile trovare del buon rimacinato, però per quello che devo fare io questa sera, questa farina andava più che bene. Farina 00, 300 grammi con 3 uova. È giusto un filino di acqua, un paio di cucchiai di acqua per rassodare, diciamo. Crucifix scrive: hai bisogno di aiuto, chef? Basta chiedere, arrivo subito. Certo, arriva, così magari poi mangi. Un aiuto serve sempre, in cucina non si può lavorare da soli. Lavo un attimo le mani. Uh,
Irex scrive: e poi la cosa bella è che facendola in casa non si sentono le uova, a differenza di alcuni commerciali che l'uovo si sente come? Si sente perché usano nella maggior parte dei casi usano le uova pastorizzate, che ho visto, l'ho vista girare pure in qualche ristorante, anche se lontano da me, perché cioè, voglio dire, abbiamo le uova fresche reperibili, non vedo perché devo comprare le uova pastorizzate. E probabilmente magari si concentrano un po' di più, dando un po' più, sono un po' più invadenti rispetto alle uova tradizionali. Ok, prendo la carta traspente. Ecco, vi devo spostare un attimo. Scusate, la prossima volta magari me le preparo prima queste cose. Allora, Alessandra Chan scrive: ma ora ho finito, quindi posso stare qui. Deve riposare. Grande, grande, mi fa piacere, davvero. Ok, un po' di carta alimentare. Poi Cataldo Pugliese scrive: ciao, chef. Ciao, carissimo, benvenuto. Benvenuto. Ok, guardate, la mettiamo qui e la lasciamo riposare un po'. Però non è che siamo qui ad aspettare. Abbiamo tante cose da fare. Irex scrive: il game di tutto è più proprio l'altro giorno, non mi ricordo se l'hai visto, ho fatto i video della pasta fatta in casa. Certo che l'ho visto, io non mi perdo mai il tuo video, Irene, mai mai mai, neanche morto. Qualche live posso perdere perché magari mi prendi giusto che mi dimentico, però ci sto stando più attento, se vedi gli ultimi due sabati cerco di esserci, perché a volte me ne dimentico. Golden Federico scrive: domenica fai hangout? Faccio? Hangout, non so. Hangout, una diretta con... Piuttosto magari ci organizziamo, la fai tu e io partecipo. Ah, hangout, ok. Hangout, sì. No, ok, proviamoci una nuova ciotola, un po' più piccola. E cominciamo a tritare con il coltello grossolanamente gli spinaci, ma giusto un colpetto così. Fancy Sauce Dan scrive: oggi imparo cose in live, che bello. Ecco, finalmente. Ok, diamo giusto quella, papà, quella tritatina, sì? Era Vishal, quello che ho appena detto. Sì, lo so, Vishal, rispondo come se tu fossi da un'altra parte e non fossi qui a casa con me. È buono, così ci fai le viso. Non mi interessano le viso, a me mi interessa divertirmi. Ok, cioè, mi interessano però anche le viso, per carità, cioè, voglio dire, non è che ha un fine questa cosa, però... Adesso, siccome non monetizzo, mi interessa. Allora, Revex Crucifix scrive: se invece ci organizzassimo per mangiare tutti insieme, io apparecchio la tavola, sono bravo. Allora, guarda, io sto pensando, è ancora un'idea, giusto, buttata lì, di fare un raduno, di organizzare un raduno, almeno con, diciamo, le persone più... invitare tutti, indistintamente, però... cioè magari organizzarlo con le persone con cui diciamo più rapporto su YouTube, in cui magari si prende uno stand, si paga magari giusto quello che è, diciamo, giusto che quello che sono le spese, allora, per tutti, e io cucinerei per tutti. Sì, Gioia Cookie scrive: ciao chef, ciao a tutti, che bello, riesco a vedere la tua ricettina dal vivo. Grazie, ciao, benvenuta, è bello che tu sia qui. Lemax Channel scrive: ciao Nunzio. Ciao Lemoxone, come stai? Stamattina ti ho salutato. Spacca Calcio Pirata scrive: adoro i cannelloni, cioè, mi stai facendo eccitare. Madonna mia, non ti eccitare, Spacca Calcio, che fai? Cuore di Drago scrive: ciao amico mio carissimo. Comunque benvenuto Spacca Calcio. Cuore di Drago, Mary, ciao, io a te ti devo parlare, Mary. Non so perché tu ti sei cambiato il nome, io a momenti ti perdevo. Antonio Russano scrive: ciao. Ciao, benvenuto. Se siete nuovi e vi volete iscrivere, naturalmente avete dei contenuti a cui volete che ricambio, un semplicissimo commento a uno dei miei video, io ricambio sempre a priori perché mi piace valorizzare anche il lavoro che fanno gli altri. Abbiamo tagliato gli spinaci, adesso puliamo
Gecko scrive: ciao Cernunzio, scusami ma ora devo andare, ciao, alla prossima. Ciao carissimo, grazie per essere stato con noi, ti ringrazio tantissimo, mi lavo un attimo le mani ancora. Bene, l'acqua degli spinaci non la buttiamo via. Italiana andiamo... in tavola di Rita. Ciao Nunzio Matteo, cannelloni, wow, li adoro, ciao. Grazie, ciao, ciao, benvenuta. L'acqua degli spinaci non lo voglio buttare, poi vi spiego il perché. Perché comunque ha tutto il sapore, diciamo, questa non è proprio l'acqua degli spinaci, ma è l'ultima scolatura, quindi quella più concentrata. Gecko scrive, figurati chef, per me è stato un piacere. Anche per me, grazie carissimo. Ok, adesso mischiamo la ricotta, diciamo mischiamo, ancora non mischiamo, però mettiamo la ricotta negli spinaci che ho tritato. Sassa scrive, ciao chef, buonasera. Buonasera, benvenuta. Quanti siamo? 23. Mamma mia ragazzi. Pug Gamer scrive, buonasera a tutti. Ciao Pug Gamer. Allora, adesso cibo, ci cibo Maria, no, cibo Mania, scusa. Sì. Buonasera a tutti. Scrive. Ciao Cibo Mania, come stai, amico mio? Sei al lavoro? No, tu sei in ferie, me l'avevi detto. E subito dopo ha chiesto, cosa, cannelloni? Adoro. Gli adori i cannelloni, ti piacciono? Abbiamo fatto spazio perché adesso ci servirà il fornello per qualche minuto. Perché andremo a fare un lavoro molto particolare che vi consiglio di fare, ma non solo per questo piatto. Antonio Rossano scrive, chef, come sono ripieni i cannelloni? Come sono? Ricotta e spinaci con un ripieno particolare che sto infatti per spiegare adesso. Se trovo una padellina. Allora, questo sistema mi potrebbe servire per insaporire un po' tutti i piatti, no? Mettiamo innanzitutto una padella sul fuoco. Cosa facciamo? Creiamo un battuto di adori che sono salvia, un po' di rosmarino. Spacca calcio pirata scrive e ora è sparita la chat. Aspetta, ora ti leggiamo. Spacca un po' di, ma non tanto, di rosmarino. Grazie, okay. Chef Nunzio, idolo della folla. Grazie. Poi Cibomania, Nunzio, sono donna, amica tua. Aspetta, mi confondo sempre. Madonna mia, di nuovo ho fatto sta brutta figura. Comunque sto bene, allora, grazie. Cibomania, mi confondo sempre con un altro canale. Non è perché non mi ricordo, è che se vedo la tua icona, lo so che sei tu. E che sentirlo dire da Matteo, capito? Ogni volta faccio sempre la stessa brutta figura. Lo so che sei tu, solo che confondo il nome con un altro youtuber che fa pure, diciamo, cose simili a quelle che facciamo noi. Ti chiedo scusa perché ogni volta finisce sempre che faccio una brutta figura. Ita Bangla Rana Banna scrive, ciao chef. Ciao ragazzi, Ita Banta ed è uno chef, presumo sia indiano se non sbaglio, però non voglio insinuare che lo sia, che fa dei piatti italiani favolosi, a me è piaciuto tantissimo. Poi quale dove sei? Qua di Dallo scrive, chef, poi te lo spiegherò. Va bene. Devo va dirti bene. Delle cose importanti. Va bene, ok. Allora ti aspetto in privato. Poi Pug Gamer scrive, quanto sono fortunati i tuoi figli? ora è troppo in alto. No, non ti preoccupare che non è tutto oro quello che luccica. Ah, so essere anche un po' severo. Ital Bangla scrive di Bangladesh. Di Bangladesh. Sei davvero bravo a fare i piatti italiani, bravo, presumo che tu abbia lavorato con dei chef italiani. Allora mettiamo il pepe nero, mettiamo all'interno del mortaio e qualche fogliolina di basilico. Ora che cosa facciamo noi? Intanto il sale pure, scusate, te l'ho dimenticato. Saliamo anche un bel pizzico di sale perché deve condire tutto il ripieno, quindi abbondate pure di sale. E diamo una mescolatina. Italia in tavola di Rita scrive, dicevo, ora siamo 24, ma merita almeno 100, chef. Seguite lo chef, iscrivetevi, è un mito in cucina, è una persona meravigliosa. Volete grazie. Saperne più di lui? Tempo fa ha postato un video con un'intervista. Grazie, grazie mille. Chi è che l'ha scritta questa cosa bellissima? Italia in tavola di Rita. Grazie, grazie tesoro, veramente, veramente. Io che tu abbia una considerazione così grande, a parte che sai che è ricambiata la tua considerazione, perché io l'ho detto l'altra volta, Rita è una persona che
sa quello che cucina, ha il rispetto per gli ingredienti, una grandissima professionalità, anche se la sua cucina è molto casereccia, quindi ha fatto dei calzoni con un grammo di lievito, quindi l'editazione è molto lunga, andatevi a vedere perché sono spettacolari. YouTube TV scrive: chef, a scuola una volta fece cannelloni con ricotta e profumi di bosco, porcini, tartufo ed erbette aromatiche, e poi serviti con un sugo di selvaggina mista. Che buoni, mamma mia ragazzi, quella alta cucina, altro che... Italbanga scrive: grazie chef, per il piacere tuo. Michele e Fabio scrive: ciao chef. Ciao carissimi, l'ultimo video di Osaka, mamma mia. Io vi commento man mano che leggo, perché altrimenti mi perdo di dirvi delle cose. Al minuto 1:33 è di favoloso, guarda, è da poster. Allora, FS Invenzioni e Fai da Te scrive: ciao a tutti, ciao. Eventi, super like. Ciao, ciao, benvenuto. Italbanga scrive: anche tu sei un grande. Grazie, grazie. Un attimo, ci fermiamo un attimo. Sono tutto devo leggere. Ok, un attimino ragazzi, vi volete fermare un attimo, così almeno poi venite letti. Allora, ho creato questo diciamo mix di odori con il pepe nero, il sale, il rosmarino e salvia. Adesso cosa andiamo a fare? Andiamo a fare un burro aromatizzato che fa da conduttore, quindi mettiamo un bel pezzo di burro che fa da conduttore di sapori di questi odori all'interno di tutto l'impasto, perché condire bene la ricotta, gli spinaci, non è semplice. Invece questo burro arriva diciamo da tutte le parti, dà quella giusta sapidità di grasso, di mantecatura insieme con il formaggio. In più tutti gli odori che gli abbiamo messo verranno assorbiti e percepiti durante che noi mangiamo i nostri cannelloni. Ok, ho finito. Sì, ciao. Cocktail Nelly scrive: ah, ciao chef. Ciao bella. Davide Cortac scrive: ciao ragazzi. Ciao belli. Ma chi sei? Papà, il figlio, la mamma? Salutami a tutti comunque. Ciao carissimo. La zia Drusiana scrive: YouTube, wow, saranno stati buonissimi quei cannelloni. Io sono Davide Cortac scrive: chef, mega like per te. Grazie carissimo. Anime Wolf HD scrive: mi piace la pizza. E l'altra volta l'ho fatta la pizza in live. Ho fatto la pizza stile napoletano, che la pizza napoletana si mangia solo a Napoli. Italbangla scrive: se scrivo male non offendete ragazzi. No, ma che scherzi. Ma scherzi, anzi grazie, ma ragazzi io vi invito ad andarla a guardare, davvero bravo. Cocktail Nelly scrive: grande chef. Ok ragazzi, ho visto che il contenitore dove ho messo gli spinaci e la ricotta è un po' piccolo, quindi travasiamolo a costo di sporcare un'altra ciotola, che dopo andrò a lavare, in una ciotola un po' più grande. Ora con un cuolino. Allora, Cuore di Drago scrive: chef, io ti faccio domenica. Poi Michele Fabio: chef, devo ritornare al lavoro, ma come sempre passiamo per i saluti e grazie, like. Grazie, l'apprezzo il doppio, guarda, veramente, tranquilli. Allora ragazzi, cosa faccio? Colo, perché non voglio che all'interno, e soprattutto il rosmarino, che tende a rimanere abbastanza intero all'interno, quindi colo quest'olio direttamente nel composto che ho preparato. Un attimo, mi procuro. Allora, qua dentro, così, con un leccapendole pulisco bene la padella, così da raccogliere tutto, e dopo faccio questo lavoro di qua. Schiaccio in modo tale che tutto il burro, vedete? Tutto il burro, tutta l'aroma e una parte di sale, non tutto, ricadono diciamo sul ripieno dando sapore. Cocktail Nelly scrive: chef, sto aspettando il menù bambini. Lo so cocktail, ho tanti di quei format, io lo so, la volta è schiacciato bene, non l'ho dimenticato, te l'ho detto, ce l'ho tutto in mente, comunque lo farò e penso anche presto, arrivato a sto punto, dai.
mantengo, diciamo, voglio mandare questa promessa che ho fatto, che tra l'altro ho proposto io stesso, quindi... La Sabicenne scrive: ciao Chef Nunzio, ciao a tutti, sono passata per farvi un saluto affettuoso, ma vi abbraccio con tutto il cuore, mi dico Nunzio sempre, bacioni, a presto e super like. Grazie, grazie, grazie di tutto, un abbraccio fortissimo. Lemax Channel scrive: anche io vado presto, bro, ora ho fame, bella. Va bene. Allora. Alice Gamer 90 scrive: ciao, ciao, benvenuto. Benvenuta, scusa. Allora, metto una manciata di parmigiano. Tipo... I bijou di Rick e Mari scrive: ciao, ci annunzio, buona serata. 50-60 grammi, ciao, benvenuti. E do una mescolata. Dimmi, diamo una mescolata. E questo, diciamo, sarà il nostro ripieno. Ricapitolando, spinaci bolliti con un po' di sale. Spinaci, ovviamente spinaci freschi, che poi abbiamo tritato grossolanamente con il coltello una volta cotti. YouTube TV scrive: comunque chef, quei cannelloni erano per un concorso scolastico organizzato da Slow Food a tema libero, io e il mio team arrivavamo uno. Arrivavamo primi, ma ci credo, con un piatto così, sugo di selvaggia, cioè è stupendo quel piatto lì, già me lo sono sentito praticamente in bocca. Allora, ricapitolando, abbiamo creato un burro aromatizzato che fa da conduttore di tutti gli odori che abbiamo messo dentro, quindi salvia, rosmarino, sale, grani di pepe nero e tutto. Poi l'abbiamo colato, quindi abbiamo colato solamente il burro, facendo rimanere, diciamo, tutti gli ingredienti, soprattutto il rosmarino, che potrebbe risultare fastidioso. Abbiamo messo la ricotta di spinaci, sale, e adesso assaggiamo, perché con la ricotta di spinaci non si può mai sapere quanto realmente sale mettere, quindi io assaggio sempre, vi consiglio di fare altrettanto. Ricordatevi che un vero chef assaggia sempre. Il mondo di Mary scrive: ciao chef, ciao Mary. Ma peccato con qualcosa in bocca, infatti manca giusto un pizzichino di sale e anche un pizzichino di sapore ancora, quindi metterò un po' di sale e ancora un bel po' di parmigiano, perché voglio che sia molto, molto saporito, perché alla fine questo piatto non ha altri sapori se non il ripieno, quindi il ripieno fa da principe ed è quello che ti deve far dire che buono quando lo assaggi. Gioia Cookie scrive: mio marito dice se può venire a cena da te. Certo, potete venire anche in due, ragazzi, io non faccio a domicilio, basta che venite, io sono contento, più siamo e meglio è. Il mondo di Mary scrive: che bello, finalmente ho un po' di tempo per seguirti. Ok, riassaggio. Ovviamente un vero chef in cucina non usa mai due volte la stessa forchetta, ma io sono a casa mia, quindi posso permettermelo. E direi che il ripieno è perfetto. Passiamo con l'altra, mettiamolo da parte, ci passiamo un po' di spazio, mettiamo da parte anche questa padella, diamo una pulita al piano di lavoro. Ecco fatto, una pulitina al piano di lavoro e passiamo all'ultima fase. Prendiamo una ciotola, ci mettiamo dentro. Ma chi è che suona? Non lo so, vado a vedere. Ci mettiamo dentro la passata di pomodoro. Saranno i bambini, credo. Scusate per il rumore. In questo secondo non c'è nessuno che vi sta leggendo. Vi leggo io, però. Allora, si salutano. Giada, Sara mi fa... Ecco, è arrivato Tarzan, il mini Tarzan. Cioè, vabbè, vi state salutando tra di voi. Perfetto. Allora... basilico, passata di pomodoro, non l'ho salata, l'ho semplicemente cucinata e passata. Metto un goccino di acqua la scolatura finale degli spinaci, do una mescolata e poi aggiungo il latte. Papà, sì? C'è un po' di emergenza, puoi venire un attimo? Sì, arrivo. Scusate un attimo, vai, dattiani tu. Sì. E ora sono io qua a intrattenervi e aspetta che leggo un paio di messaggi. Scusate, niente di grave, tranquilli.
il bambino ha fatto un piccolo disastro, si è sporcato. Allora, mettiamo un filo di latte fino a che non prenda un colore, diciamo, rosa scuro, ecco. Come tutti gli uomini, io di colori ne so solo 6 o 7. Rosa scuro. Ok. Ellis Gamer scrive, vado, ciao. Ciao, ciao, grazie per essere passato. Un bacio. Ok. Guardiamo questo sugo con del sale, perché la passata non era condita. Roberto scrive, ciao Nunzio. Ciao, benvenuto Robby. Benvenuto, come stai? Italia in tavolo di Rita scrive, meno male, che spavento. No, tutto a posto, ragazzi. Poi la zia Drusiana scrive, Danilo, la valanga umana. Sì, infatti. Così arriva lui. Mettiamo un po' di pepe, stavo per dimenticare. Mettiamo un po' di sapore con un po' di pepe, così. E basta. Questa invece sarà la base diciamo, da mettere sotto in teglia affinché in cottura non si asciughi troppo il cannellone. Matteo The Gamer scrive, ciao! Ciao, benvenuto, ragazzo! Gianluigi Laressa scrive, ciao Nunzio, un saluto carissimo! Ciao, come stai? Ok, ho perso la mia speratoia, eccola qua. E Ciccio Bomba scrive, ciao chef, buonasera. Buonasera, ciao, a tutti. Caro, come stai? Come stai? Tutto bene? Come sta Rosina? L'altro non mi ricordo mai, però Rosina è un nome troppo bello. Ok, adesso stiriamo la pasta per i cannelloni. Il mondo di Mary chiede, chiedevo, che ricotta hai? Ora è sparito. Aspetta, che ricotta hai usato? Vaccino o caprina? Vaccina, per questa ricetta, perché è più delicata e quindi secondo me non copre tanto il sapore degli spinaci, che poi sono veramente la cosa principale di questo piatto, sempre secondo me. Poi naturalmente non è che la ricotta di pecora ci sta male, eh? Lorenzo Martelengo scrive, ciao chef, come stai? Bene, grazie, tu come stai? Poi Matteo De Gamer scrive, tra un po' si mangia? Ci vorrà ancora una mezz'oretta, 3 quarti d'ora. E poi GV Blog scrive, Nunzio, ciao, ricambio iscritti tutti. Ciao! Il mondo di Mary scrive, bello il piano cottura induzione. Sì, carino, molto molto carino. Molto molto carino, mi trovo bene, però il fuoco secondo me sono troppo abituato, magari, forse solo per quello. Ok, stiriamo i cannelloni. Io penso che questa pasta è perfino troppa, secondo me. Mi dispiace non aver potuto montare la macchina a contrario, farvi vedere come stirava. Adesso io di solito faccio, prima stiro, no? Uno così, poi ripiego in due, perché così ti do una forma, diciamo, più quadrata, più precisa. Monica De Luca scrive, bravo, ciao Nunzio. Ciao, ciao Monica, come stai? Ok, cominciamo a stringere piano piano fino a fare una sfoglia relativamente sottile, perché farla troppo sottile potrebbe anche essere rischiosa. Nel frattempo mi è caduta la manovella. Questa macchinetta, ragazzi, è un giocattolo, non è una macchinetta. Di solito la faccio col mattarello, che per sbrigarmi. Il mondo di me scrive, da noi a Catania la ricotta è più spesso caprina, diciamo che siamo abituati a quel sapore. Caprina, poi sì, è vero. Luisa Castello scrive, buon pomeriggio Luisa Castello, come stai? Danny Stranger scrive, ciao chef. Ciao Danny, meglio tardi che mai, eh? No, scherzo, benvenuto. Gianluigi Laressa scrive, adesso comincia ad andare presto, sono lì con tutti voi. Va bene, ok. Gianluigi è veramente simpaticissimo. Poi Italia in tavola con Rita, di Rita, la base dei cannelloni con il pomodoro. La base dei cannelloni, sì, con un pomodoro, diciamo, delicato, con una puntina di acidità che spezza il sapore, diciamo, della ricotta. Luisa Castello scrive, ma no, pure la pasta impastata. No, l'ho impastata in diretta, Luisa. L'ho impastata in diretta mentre parlavo con voi. Non ci vuole niente a fare la pasta fresca,
è veramente una delle cose più facili che ogni persona dovrebbe fare davvero a casa, perché tanto risparmi davvero tanti soldi, perché comprare la pasta fresca, non lo so, costa abbastanza. Il mondo di Mary scrive: chef, mi consiglio o no di passare al forno induzione? Io ho il gas normale, no. Ma i fuochi a isola e sono pericolosi, le pentole rischiano di cadere, non sai che paura? Allora, no, perché induzione è buono, però secondo me il fuoco è fuoco, cioè vabbè, mi si è piegato alla punta, ma fa niente, dai. Ok, io dico che questa sfoglia va bene. No, assolutamente, non te lo consiglio davvero, perché ora qua dobbiamo decidere quanto grandi fare i nostri cannelloni. Il mondo di Mary scrive: grande chef, la pasta fresca, mi viene voglia di farla anch'io. Sì, ma è semplicissimo fare la pasta fresca. Avevo messo da parte un tagliapasta, eccolo qua, l'ho trovato. Allora, io direi così potrebbe anche andare bene. Allora, Luisa Casello scrive: a me piace mangiarmela la pasta. Poi Ital Bangla scrive: bello vedere come lavori, chef. Grazie. Ma anche tu, davvero, sei molto bravo. Non so come mai questa passione per la cucina italiana, anche perché nel vostro paese c'è una buona cucina. Comunque, sto ritagliando dei cannelloni a misura, diciamo, più o meno uguale, essendo di roba fatta in casa, quindi la precisione non ci serve, anzi, l'imprecisione a volte equivale alla bellezza del piatto stesso, no? Italia in tavola di Rita scrive: che buono, che buono da provare, io metto sempre la besciamella, ora devo andare. Ciao, comunque, grazie di essere passata. Scusate, ma quando sono impegnato e concentrato a lavorare la pasta fresca, faccio un po' fatica. Il mondo di Mary scrive: la farò in tuo onore, chef. Grazie. Poi Raffix4 scrive: ciao, chef. Ciao, benvenuto. Come stai? Gioia Cookie scrive: chef, usi tutta la farina di grano duro, metà e metà? No, questa volta ho utilizzato solo per i cannelloni, però, perché i cannelloni sono, secondo me, devono essere morbidi, diciamo non scotti, ma quasi. Ho usato tutta farina 00 per questa volta, cioè diciamo per questo tipo di preparazione. Gioia Cookie scrive: chef, usi... No, aspetta. Giuseppina Cristina scrive: io mi appassiono a guardarti cucinare, per questo non parlo. Grazie, è troppo gentile, veramente. Sempre sei gentilissimo. Gianluigi La Resa scrive: chef Nunzio, ma perché non me ne invii un paio per via etere? No, devi venire qua a mangiarli, non facciamo servizi a domicilio. La zia Tuziano scrive: un bacio a te, fratellone, ai miei meravigliosi nipotini. Purtroppo devo andare, ciao a tutti. Grazie, Tuziana, grazie. Un bacione anche ai miei nipotini, che sono bellissimi. Che saluto. Ciao, Simone. Buonanotte. Un voto di memoria. Scusa, Tuziana, no, veramente. Samuele e Beatrice. Scusate. È che sono concentratissimo con la pasta, che figura. Ok. Io ne farei una teglia, quindi ne farei una ventina, o faccio una ventina di cannelloni, quelli che vengono, 10, 15, 20. Irex scrive: Lunzio ti saluta Luisa Castello. Ciao Luisa, ma non l'avevo salutata, o no? Magari mi è arrivato dopo il messaggio. Scusa Luisa se non ti ho salutata subito, è che lo scorrere dei messaggi a volte davvero è buggato YouTube, ci possiamo fare niente. La zia Tuziana scrive: il mondo di Mary buoni. Cosa? Il mondo di Mary scrive: buoni. Ciao, sì. Grazie. Adesso vedevo, perché sono anche belli da vedere, secondo me, i cannelloni.
Cenetin Dunasi scrive: Hello friends. Hello friend. Welcome to my life. How are you? Dennis Dange scrive: Chef, cosa pensi di Chef Bruno Barbieri? Non faccio io, no. Cosa penso di Chef Bruno Barbieri? Che è capace, sa fare il suo lavoro bene. Solo che vedo, quando metti uno chef a chiedi cosa ne pensa di un altro chef, lo metti un po' di imbarazzo, capito? Ida Banga scrive: noi usiamo uova fresca. Sì, ovvio. No, ma sto parlando di alcuni ristoranti che purtroppo stanno abbassando lo standard, la qualità dei loro piatti, che secondo loro risparmiano perché si sentono furbi, che la gente non capisce, la gente capisce la differenza. Se lavori bene... Irex scrive: ti capisco benissimo, io sai che anch'io quando cucino mi estraneo dal mondo e non capisco niente. Ma no, è vero, sono è vero. Troppo concentrato in quello che preparo. No, ma è proprio in questo piccolo frangente in cui prepari la pasta fresca che proprio ti prende tutto. Cioè, sei praticamente concentrato a fare queste sfoglie. Danny scrive: chef, guarda che diventi un meme se parli inglese. È sicuro, prima o poi è sicuro che c'è il meme di Chef Nunzio. Secondo me lo farai tu, uscire tu il meme di Chef Nunzio. Non è dubbi, dopo l'ultimo video che ho visto, guarda, dopo l'ultimo video tuo che ho visto, ragazzi, Danny Strange fa video reaction, video abbastanza strani. Ok, ci siamo, sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok, penso che serva tutta la pasta, non pensavo onestamente. Nessuno scrive? No. Quanti siamo? 24, 25 ora. Mamma mia ragazzi, che penone. Con 36 like. Siete davvero fantastici. Se qualcuno non ha ancora lasciato un like, magari perché anche io entro nelle live e mi dimentico. E vuole farlo, mi farebbe piacere un dislike se non mi piace quello che sto facendo. E non siate sempre solo gentili. Se magari mi vedete fare qualcosa di strano, qualcosa di sbagliato, io voglio sempre migliorarmi, quindi... Cioè, vi invito a dirmi se faccio qualcosa di strano. Leo S scrive: ciao Nunzio Chef, come va? Ciao Leo, come stai? Bene, bene, tu? Come vedi qua sono impegnato, sto facendo i cannelloni, Leo. Ti piacciono i cannelloni? Cibo Mania scrive: ok, saluto a tutti, vado a preparare la cena. Ciao cara. Finisco dopo di guardare il video. Scusa ancora se ti ho scambiato per l'ennesima volta per un altro YouTuber. Scusarmi. Danny scrive: chef, io e Leo abbiamo fatto pace. Lo so, bravi. È così che si fa. Poi alla fine siete tutti e due bravi ragazzi, quindi... Cibo Mania scrive: ma figurati, non se non me la prendo. No, no, è che, cioè, capito, io sono un po' smemorato, ma è, insomma, ho la mia età, voglio dire, sono un po' smemoratino. Quindi chiedo scusa, ma tu lo sai, insomma. Diamo l'ultima schiacciata con questa pasta. Fancy Sostel scrive: c'è un dislike, è sicuramente un blasfemo. È un blasfemo. Blasfemo, questa sì che è bella. Ok. Addirittura chi mette dislike è blasfemo. No, va bene, dislike che ci sta. Valentina Dolce scrive: un saluto veloce, alla prossima buoni cannelloni, bellissimo, alla prossima ti saluta Giulio. Non ho capito chi. Valentina Dolce. Ciao Valentina, tesoro, grazie di essere passata. Grazie mille di essere passata. Un bacio pure a te, salutami Giulio. Giulio è il gatto di... Leo scrive: come va, annunzio come metti per la tua live. Come va? Sto qui che sto a fare sti cannelloni, non vedo l'ora di finire perché così almeno mi concentro un po' su di voi, non alzo gli occhi da un anno. Ok, va bene. Ok, io direi che questi cannelloni sono più che sufficienti. Adesso
riaccendiamo un pentolino, un padellino, preferisco sempre farlo in padellino, e diamo una piccola scottata a queste sfoglie. Nel frattempo mi dici che ore sono, Matteo? Sono le 18:52. Ti ricordi che alle 19 chiamiamo mamma? Sì, bravo. Alle 19 chiamiamo Esther, mia moglie, in diretta. E la salutiamo, che è in pausa da lavoro. L'amore è sempre l'amore, va sempre al primo posto. Irex e Fornelli scrive: i dislike anche del mio canale stanno diventando routine. La mia media è da 1 a 5. Ma dislike, ragazzi, dislike passano, cioè voglio dire, mettere un dislike non è un'offesa. Se a uno non gli piace quello che fai, o semplicemente non gli piace come persona. Sassa 93 scrive: io sono convinta che alla fine del live devo correre a mangiare. Okay. Poi Leo scrive 1854. Cosa? Boh. Stefano Traverso scrive: ciao Nunzio, saluti a tutti in live, come va? Ciao, bene, grazie, benvenuto. Va benissimo. Per chi si fosse appena sintonizzato, si dice sintonizzato? Sì, si può dire, insomma, dai. Gianluigi D'Alessa scrive: Chef Nunzio, se volete provare le delizie della tavola, ricordatevi di andare a trovarlo e seguirlo per le sue ricette. Grazie, madonna mia. Me lo fai modder? Sì. È troppo. Furgoncino dei Gelati scrive: ciao Chef, buonasera. Ciao Furgoncino! Ma Furgoncino, me lo spieghi il nome? Perché? Perché Furgoncino dei Gelati? Allora, intanto saliamo, aveva messo un filo di acqua poco, giusto per immergerci 10 secondi le sfoglie, però anche qui in questo caso l'acqua va salata un po'. Allora, Stefano Taverso scrive: Nunzio, cucini sempre piatti buonissimi. Grazie, sei troppo gentile, troppo gentile, siete tutti troppo gentili. Io direi che questa macchinetta la tolgo perché sta un po' in mezzo ed è un po', diciamo, me la devo fare una macchinetta più professionale, perché questo giocattolino è stato regalato a mia moglie, infatti vedete il giocattolino, faccio molto meglio con il mattarello. Stefano Taverso scrive: Nunzio, i tuoi video su YouTube sono sempre capolavoro e saluti veramente. Grazie, mi piace il fatto che vengono apprezzati, perché io veramente ci dedico tantissimo tempo, perché prima cucino, che è poi la parte più facile per me, perché comunque cucino, però non è solo un fattore di cucinare, è un fattore di organizzarsi, e cucinare per un video è molto più complicato, perché devi presentare, diciamo, quello che fai in un certo modo, e mettere gli ingredienti in un certo modo, mentre se uno cucina e basta è, diciamo, più semplice come cosa. E oltre a cucinare, poi io spesso, come stasera che se non c'è, mi lavo tutto e poi vado anche ad editare il video. Sono molto pignolo nell'editing, quindi ci perdo tanto tempo. Giuseppina... Quando ho finito lo traduco in 6-7 lingue diverse. Sì. Giuseppina Cristina scrive: Nunzio, mi saluti Esther, è una moglie stupenda. Esther tra 10 minuti, tra 5 minuti dovrebbe essere in pausa da lavoro e la chiamiamo in diretta. Golden Federico scrive: visitate il sito di Chef Nunzio. Vero, Golden Federico mi ha regalato e realizzato e regalato un sito internet che potete trovare su scrivendo chefnunzio.it semplicemente, e trovate questo sito in cui semplicemente ci sono, diciamo, tutte le mie ricette con annessi ingredienti che ha regalato, cioè mi ha regalato e mi sta gestendo lui senza che io gli avessi chiesto niente, quindi è davvero un fan, un grandissimo fan. Gioia Cookie scrive: ciao chef, vado a preparare la cena anche io, ciao a tutti. Ciao bella, buona cena e buona preparata di cena, e grazie per essere passata, un bacione. Stefano attraverso scrive: iscrivetevi numerosi al canale di YouTube di Chef Nunzio, lasciate più like possibile, mi raccomando. Grazie, ma come siete carini, Attivate la campanella, mi raccomando. Come siete carini, siete carinissimi, davvero. Lo devo fare moderatore? Sì. A chi? A Stefano attraverso. Certo.
Sì, fallo, fallo. Là, Stefano Traverso, fallo. Ok, chiarissimo. Scusate, fuori onda. niente. Allora, la teglia in cui metteremo i cannelloni una volta arrotolati è questa. Nel frattempo che aspettiamo, giusto diciamo per ammazzare il tempo, facciamo questo lavoro. Versiamo una parte di salsina, pomodoro, latte e basilico. Sarebbe diciamo una passata di pomodoro poi condita con sale, latte e basilico sul fondo della teglia. Così. Mark Ale scrive: ciao sceffone. Ciao caro. Salato dolce mi Imma scrive: ciao, buona cena. Buona cena, grazie. Stefano Traverso scrive: non insultate, spammate e bestemmiate in live, altrimenti si viene bloccati e poi bannati dalla live. Grazie, sì, è vero. Rispetto prima di tutto, ma io non ho mai avuto di questo tipo di problemi, davvero. Posso dire che tutti quelli che mi seguono, mi è successo solo una volta o due di leggere qualche commento maleducato, ma è stato veramente, cioè, in confronto a tutti quelli belli, non è niente. Allora, mettiamo le sfoglie nell'acqua bollente. Stefano Traverso ha scritto: grazie mille, Chef Nunzio. Ma figurati. Salato dolce Ima scrive: passa per un saluto veloce, vado a preparare la cena anch'io. Ciao, va bene, grazie, che lo faccio in un orario giustamente che fa comodo anche a me, perché preparo e dopo c'ho la cena pronta. Davide Cortac scrive: cosa mi sono perso? Niente, praticamente sto facendo i cannelloni, ho fatto la pasta fresca, ho fatto il ripieno di ricotta e spinaci e adesso ho tirato diciamo la sfoglia dei cannelloni e adesso li stiamo bollendo leggermente per 10 secondi circa o qualcosina di più. Metto un filo d'olio nell'acqua, così da evitare che magari si attacchino, così. Ok, bastano, non serve altro, perché il resto della cottura avverrà in forno. Leo scrive: bravo Stefano. Poi Sassa scrive: io stasera mangio spiriti carne mista. Quindi stasera il vegetariano sono solo io. Questa sera rotta, quindi mi sa che... Ok, va bene. Direi anche di non perdere troppo tempo e man mano che li cuociamo possiamo anche riempirli e cominciarli a metterli nella teglia. Quindi mi prendo anche... Siamo arrivati a 40 like. Grazie ragazzi, veramente, grazie. Fancy su Stella ha scritto: dopo la live provate il sito, è bellissimo. Sì, è vero, è fatto veramente bene, scusate, sto prendendo dei cucchiai. Poi okay. Davide scrive: chef, scherzando, un giorno vi veniamo a trovare. Ma quando vuoi, ma io non scherzo, io non so se tu scherzi, ma io non scherzo, a me mi potete venire a trovare, io sono con tutte le bontà che prepari. Ok. Se mi avvisate prima e mi dite che cosa volete mangiare, vi cucino anche quello che volete mangiare. Facciamo allora. Fancy Soslel a moderatore? Sì. Fancy Soslel. Certo, ovvio. È l'amico che è qui in casa con noi, che penso stasera mangerai con noi, no? Sì. Visto? Allora, ragazzi, ho messo il ripieno, bello abbondante, e poi li giro così. Così. Cerchiamo di far arrivare Stefano. Scrive: io dopo la live vado a vedere il sito internet di Chef Nunzio. Ok, adesso questo cannellone va dritto dentro la teglia in maniera ordinata, così. E il primo cannellone è stato fatto. Prendiamo il secondo, che sta ancora bollendo. Così, almeno man mano che li cuociamo, li andiamo a cena. Vero, ha ragione. Sara scrive: chef, chiama Esther. Sì, ora la chiamo. Faccio questo cannellone, ormai che è qua, tiro fuori l'altro e chiamiamo Esther. Ovviamente vado a prendere il cellulare. Bravissimo, vai a prendere il telefono. Quindi, mettiamo... Non so se state vedendo quello che faccio, no? Si vede abbastanza bene quello che sto facendo. Dove lo metto? Ripieno. Papo.
Dove lo metto? E mettilo lì. Adesso mi pulisco le mani e arrivo. Un pizzichino di formaggio che lega, ma proprio poco poco, eh? E poi richiudiamo. Così. Là. E là. Stefano scrive tutto. Nunzio, tu fai sentire tutti in famiglia, assolutamente. No, ma è il mio carattere, cioè adesso chef o non chef a parte, a me piace, sono un tipo da compagnia. Danny chiede, chef, sei più alto te o tuo figlio? Io ancora, ma non penso per molto. Ok, adesso togliamo questo qua e chiamiamo Esther, perché altrimenti si scuoce. Attacco. E quindi chiamiamo Esther. Siedo e chiamo la mia mollettina. Eccola qua. Ecco, mi riposo pure un pochettino, eh. Innanzitutto grazie, scusate se oggi sono stato poco presente, ma è una ricetta, come potete capire, impegnativa, che mette, diciamo, ci vuole tanto impegno per farla. Sta squillando? Risponderà? Pronto. Pronto. Salve, siamo la polizia municipale, la chiamiamo perché ha lasciato la macchina in sosta, vietata, e dobbiamo rimuoverla. Oh, mi dispiace. Le dispiace? Tanto paga suo marito, che gli frega a lei. Ciao bella. Ciao amore. Come stai amore? Ma... bene dai. Vuoi salutare tutti i miei... Non mi sento. Se puoi salutare tutti i miei follower. La sentite? Sentite essere? Ti senti un po' di imbarazzo, amore? Ti salutano tutti qua. Guarda, ciao Esther. Naturalmente tra un po' Max scriverà che Esther è fatto pure lui. Tutti ti salutano. Ehi! Ciao papà. Ciao! Guarda, c'è pure Danilo, è venuto a salutarti. Non toccare niente, Danilo, non toccare il computer. Vieni a parlare con la mamma. Mamma! Ciao papà, digli. Come stai? Digli, come stai? Stai. Come stai, che hai chiesto? Mamma! Saluto a tutti, saluto a tutti. Ciao ciao! Ciao ciao! Allora, amore, che mi racconti, com'è andata a lavoro? Tutto bene. Sono contento. Va bene, ti amo tanto, lo sai? Ti amo tanto, ma mi senti? Io ti amo tanto, no, quando metti la voce non ti sento bene. Ah, allora scusate, perché gli devo dire che tu che l'amo, se no non mi senti. Amore, ti amo tanto. Va bene. Allora, ci sentiamo più tardi quando hai finito di lavorare. Io continuo la live. Ti salutano tutti. Con affetto e mi manchi, spero che queste ore passano in fretta. Sì. Un bacio, ciao amore mio, buon lavoro. Okay. Danny Gamer scrive: ciao chef. Ciao Danny, stavo telefonando all'amore della mia vita perché è in pausa da lavoro. Io come dicevo prima, l'amore prima di Danny ti saluta. Ciao, devi guardare la telecamera. Ciao Danny. Okay, nel frattempo io continuo perché voglio rimanere sempre nelle due ore, non voglio impegnarmi, soprattutto perché è ora di cena e quindi non mi voglio impegnare più del dovuto. Giuseppina Cristina scrive: che belli che siete, poi il mondo di merda, ma quanto siete carini. Grazie. Sicuramente il più carino di tutti sono io. E il mondo di merda scrive: ciao Brisi, comunque no papà, sono io. E sì, ok. Poi, piccoli peperini. Ma Petit Cuisine scrive: ciao. Ciao, benvenuto. Benvenuto. No, benvenuta, che dico? Benvenutissima, lei è proprio verace. Stefano Tavesso scrive: la tua bimba. Ciao, essere bambini, come va? Bene. Bene, sì. Stiamo bene. Poi stasera cannelloni, mi sono tutti felici. Brisi, Danilo, come va? Chiede Stefano Tavesso. Bene. Grazie. Danny scrive: no, i più carini sono Brisele e Danilo. Chef, te non sei tanto piccolino. Perché scusa, bisogna essere piccolini per essere carini. Non sempre. Double T scrive: ciao.
Ciao. Ciao. Benvenuto. Ecco, anche Danilo ti ha salutato, visto che onore. Matteo scrive buonasera Nunzio. Sì, Matteo Pellegrini. Pellegrini, ciao carissimo. Benvenuto. Come stai? Papà. Robert ti scrive sei un genio. Perché? Perché sono un genio, che ho fatto? Danny Strange Reaction scrive Danilo, Danilo A, B, C, D. No, che continuo, poi comincia, non lo fermi più. Lo so. Non lo fermi più poi, Danny, che mi conviene. Ok, nel frattempo sto andando avanti, ora vi faccio vedere come stanno venendo, Sai che servirà una strategia? Di cenare, papà. Lo so. Guardate, questo diciamo che è il risultato di base, no? Così stanno venendo. Sono dei bei cannelloni, uno, massimo due a porzione. Sono proprio importanti, cioè belli grandi. Lelle Queen 210 scrive ciao Nunzio e Prole. Grazie anche la Prole. Grazie da parte di tutti e ciao, benvenuto. Matteo Pellegrini, no, Lelle Queen sembra una donna. Lelle Queen è la moglie di Max Astrada. Allora, Matteo Pellegrini scrive bene, sono di servizio, da fare 3.000 giri, sono passato per un saluto. Sì, penso dove? Vabbè, non lo voglio sapere. Ciao, grazie di essere passato, troppo gentile Matteo, davvero. Stefano Traverso chiede, Brisele e Danilo, vi piacciono i gelati e quali gusti di gelato vi piacciono di più? A me la vaniglia. Danilo invece il cioccolato. Double T scrive, sei troppo bravo a cucinare. Grazie carissimo, grazie. Nihal Yoruk scrive hello merhaba like hello my friend welcome to my live how are you. La mamma scrive buonasera a tutti, ciao Este, se ti sei connessa, ciao mamma, devi guardare là, ma stai mangiando almeno tesoro amore mio. Hai mangiato almeno prima che ti sei connessa? Double T scrive per me è migliore. Grazie, addirittura ragazzi. Mi fate dei complimenti, guarda. Nell'ultimo video qualcuno ha scritto che mi vede accanto a Cannavacciuolo, eccetera, eccetera. Non lo so, io non mi sono mai visto, diciamo, non mi sono mai paragonato, perché per me la cucina innanzitutto è passione. Esther, sì, la mamma scrive, sì, mangio e guardo la live. Ah, ok, bravo, l'importante è che mangi. Stefano chiede, Nunzio, sei tifoso di calcio? Diciamo che sono simpatizzante perché da ragazzino ero tifoso di calcio, però poi ho perso l'interesse perché ho praticato e fatto altri sport, quindi il calcio per me ha perso un po' l'interesse. Sono simpatizzante dell'Inter. Matteo Pellegrini scrive ok, sono morto. Giuseppina Cristina scrive aspetta. Sei morto? Double T scrive puoi fare le crepe? Le crepe? Qualche volta le facciamo. Poi? Sì. Ma le crepe così dici in generale oppure vuoi delle crepe particolari, dolci, salate? Perché le crepe è una base. Gianluigi scrive Chef Nunzio, purtroppo qui dove sono devo rispettare delle regole, devo andare saluto tutta la meravigliosa famiglia, un grande bacione a tutti, Gianluigi D'Aressa. Gianluigi, ma non dirlo neanche per scherzo, devi venire quanto puoi, tranquillo carissimo. Leo scrive ciao Nunzio, io vado, devo uscire, complimenti per la diretta, ciao a tutti. Grazie Leo, divertiti, esci e divertiti. Mamma scrive poi mi mangi i cannelloni. Se te li lasciamo dipende. Iscrive del gusto scrive ciao chef, scusa di ritardo ma questa volta sono in vacanza, stasera hai l'aiutante chef, che meraviglia, dei bellissimi nomi. Matteo che mi grazie aiuta. E benvenuta carissima, non ti preoccupare se sei in ritardo, non è mica, deve essere diciamo un piacere, non è che Lelle Queen scrive voglio i cannelloni. Voglio i cannelloni, poi oddio santo, quante calmatevi, le ho fatto tutto, chi è che si deve calmare, Matteo? Tutti. State scrivendo troppo veloce. Stefano scrive, io sono genovese, juventino, vivo nella Repubblica Dominicana.
Mi immuno di me. Ah no, aspetta. Questo lo buttiamo via. I sentieri del gusto. No, aspetta, Dio santo. Ecco, Maria Solari scrive ciao ciao. Ciao, bella Maria Solari, madonna mia. Come stai, tesoro? Grazie che sei passata. È una mia amica, Maria Solari. Non ha contenuti nel canale. Però se lei volesse, avesse tempo, perché è una donna che lavora tutto il giorno e si prende cura di una famiglia. Quindi già per questo è un grande. Oltre a questo, lei fa delle torte di pasta di zucchero strepitose, veramente. Se nulla da invidiare al, come si chiama, delle torte, non mi ricordo come si chiama, quello famoso. È veramente brava, ragazzi, ha fatto delle creazioni stupende, però peccato lei non ha veramente il tempo materiale di fare i video perché è troppo impegnata. Però se facesse dei video sarebbe, cioè, veramente sarebbe il top. Ma per dire così Infatti mi ha sono sfidato passata l'altro giorno. per un saluto veloce, devo andare, buon proseguimento. Grazie, grazie di Ma essere adesso dai, passato. scrive, che bello Matteo, grazie. Golden Federico, oh, calmatemi. Che lavoro fa Esther? Mi chiede Golden Federico. Esther lavora in una fabbrica di cioccolata, fa la cioccolatiera. Sergio Sorelle scrive, chef, ciao. Ciao bionda, come stai? Allora, le Max Celle scrive, ma sti cannelloni sono lunghi. Scherza, Sono scherza, bro, scherza. No, ma sono davvero, cioè sono che ci vuole tempo per farli. Cioè, puoi farti bene, come tutte le cose poi alla fine, no? Cucinare rappresenta anche la pazienza di fare delle cose in maniera, diciamo, giusta, no? Seguire delle regole, perché potevo anche comprare i cannelloni, la panna, potevo comprare tutto quello che volevo, invece no. È proprio la soddisfazione, il gusto e il piacere di fare le cose a casa. Intanto faccio adesso l'ultimo cannellone della live, poi gli altri li farò, diciamo, in differita, gli altri, cioè li cucino e li farò in differita perché voglio fare un regalo ai vicini di casa. Quindi quei cannelloni in più che vedrete, li regaleremo, diciamo, ci sono delle vecchiette qui sole che quando faccio delle cose particolari le riporto e sono molto contente. Quindi le metto da parte, poi in differita, fuori dalla live, continuo la preparazione. Ma adesso Dario scrive, Matti, ma sono buoni sti cannelloni? Eh sì, cioè, sì, sembrano buoni, non lo so Se perché tu non non l'ho mi assaggiato. avessi Andrea Fuego scrive, wow, chef, che ci cucini buono? Andrea, Andreuccio, bello mio, cannelloni, ricotta e spinaci. Poderna Ok. Cosina scrive Canal Massa. Ok, questi qua li mettiamo da parte, li ripieno tutto e li cucinerò dopo, non vi annoio con gli altri cannelloni perché la prima teglia già è stata fatta. Andrea Fuego scrive, Chef, sei number one. Grazie, grazie, tu sei troppo gentile. Mettiamo a posto un po' il piano di lavoro. Stefano scrive, Nunzio Alti della live, andate a vedere i miei video su YouTube di imitazioni dei Vips, Ma chi è sono questo? imperdibili. Stefano, attraverso. Sì, Stefano, Le Max, ah sì. andate a vedere i suoi video anche. Le Magari Max non adesso, scrive, Nunzio, poi ce li fai assaggiare? se venite, vi potete anche mangiare, perché tanto voi li mangiate tutti i cannelloni. Io? Sì, tu. Ci sono 2, 4, 6, 7, 8, 9 cannelloni, li mangi tu. Certo. Ok ragazzi, adesso la parte finale, un po' di sugo lo lascio per un'altra teglia che devo fare per i vicini, quindi vi do giusto una bagnatina così, perché questo sugo voglio lasciarlo per l'altra teglia più piccola. No, allora, no, il telefonino va tutto comune? No, anche perché mi chiudo la microfono dall'aria. Dai, vai di là. Ma Qualcuno sento non capisce, poi magari sentono la musica e poi magari ho problemi di. Ok,
una live dopo che mi sono impegnato così tanto per una cosa così carina. Rosaria Antonucci scrive ti adoro. Giuseppina Cristina scrive Nunzio, ma le hai visti le mie povere creazioni casalinghi? Chi? Giuseppina Cristina. Certo che le ho viste, ma no, stai scherzando? Certo che le ho viste. Oddio, magari forse non ho visto l'ultimo, però poi vado a guardare, però di solito sì, ti guardo. Dea Sole scrive, buonasera chef, buonasera a tutti. Sei bravissima, eh? Dea Sole, ciao carissima! Dai Ras... Andate anche a vedere Giuseppina di Cristina, quello che fa, perché è brava, soprattutto una bravissima persona. Io guarda, l'adoro, ogni commento che mi fa mi ripaga di tutte le fatiche, magari a volte uno è annoiato. Dairoco scrive, ciao Nunzio. Ciao, benvenuto. Allora, ho messo nei cannelloni ho messo un po' di formaggio, un po' di mozzarella, non è formaggio, mozzarella tagliata a julienne, il filone quello riasciutto, un bel po' di parmigiano, perché con questo diciamo sistema voglio che si gratinino bene sopra. Adesso non ci resta che accendere il forno. Adesso posso stare più tempo con voi perché... accendo il forno e quindi metto il forno statico a 200 gradi e aspetto che si scaldi. Stefano chiede Nunzio, riconosci Giampiero Atteggiani, Michelle Zarillo e Silvia Salemi? Silvia? Sì. scusate per il rumore. Andrea Fuego scrive mi stavo andando a comprare un panino ma preferisco i cannelloni, chef. Il signore si è lodato. Signore si è lodato. Allora, un attimo che metto a posto il piano di lavoro, perché così non è quello da vedere. Ma se ti ricusto scrive, chef, perdonami, devo andare, te ho detto, sono in vacanza. E devo andare a divertirmi. Poi, in verità, domani vado di nuovo a funghi. Ciao a tutti. No, ma va benissimo, ragazzo. Grazie di essere passato. Fuori. Di cuore, veramente. Di cuore. Allora mettiamo a posto il piano di lavoro perché così è più bello. Scusate un attimo, e poi mi posso dedicare completamente a voi e possiamo parlare di quello che ci piace. Ok, va già meglio così, vero? Allora. La Sole scrive: scusa, sono arrivato in ritardo. Che stai cucinando? Cannelloni con. Allora, io ho cucinato. Per chi si sintonizza adesso, un attimo, adesso vi leggo io direttamente così faccio prendere un po' di aria. A Matteo. Allora, ho cucinato cannelloni, ricotta e spinaci. Ho fatto la pasta fatta in casa, la pasta fresca qui in diretta, poi l'ho stirata e ho preparato il ripieno con ricotta, burro. Scusate, Danilo. Vabbè, ricotta, un burro aromatizzato che ho fatto io con salvia, rosmarino, eccetera eccetera. Scusate ragazzi, Danilo purtroppo è piccolo, non capisce. Matteo, perché non lo porti fuori? Tanto io ho finito qua, portalo fuori, io ho finito qua, devo solo infornare i cannelloni. Perché non lo sa portare fuori? Allora dimmi che lo porta fuori, per favore. Scusate tanto ragazzi, veramente, veramente. Guarda poi Danilo. Purtroppo è piccolo. Dai Danilo, vai a mettere le scarpine, vai fuori. Dai, vai a mettere le scarpine, dai. Ok, Dea Solo, vuoi addirittura la pasta fatta tu. Certo, ma puoi fare la pasta, Dea, è semplicissimo poi alla fine. Guardate l'inizio della live, ci ho messo 3 minuti. Un bel like per il nostro amore chef, un bel like anche per il nostro amore Andrea Fuego, che è un ragazzo veramente di cuore e che fa video semplici e genuini. Poi, allora, Stefano scrive... Ah, ok. Stefano, la settimana prossima ti aiuto io, amore. Certo, tesoro, ti amo davvero tanto. Nunzio, stai sereno, sono bambini. Sì, sì, è che non ho capito, anche io stesso non riesco a parlare se urla e poi ho paura che accenda il telefono e mette qualche musica coperta da copyright e YouTube mi dovesse bloccare la live, mi darebbe un po' fastidio. Il signore si è lodato, sono bimbi, si capisce. Grazie Giuseppina, grazie a tutti per la comprensione. Lei Max, e io mi scrivo da Fuego, va? Ma Fuego è simpaticissimo, guarda. Hai tutto da guadagnarci a scriverti da Fuego. Andiamo a vedere se ci sono
Ragazzi, allora lo dico perché tante volte riguardo io stesso la live in differita e perdo un sacco di messaggi. Purtroppo non è facile gestire tutti i messaggi, quindi se qualche volta non siete stati letti, non prendetevela male, perché è difficile. Chi fa le live lo sa benissimo. Poi. Ciao Carmela, benvenuta! Ah, è già andata via, mi sa. Un bacio carissima. I miei programmi TV preferiti, io non guardo la TV. Ci sono delle fiction che mi piacciono, delle, diciamo, delle serie TV che mi piacciono, tipo Big Bang Theory, ovviamente mi piace, tipo, perché, anche perché facevo un lavoro molto simile, mi piace Cucine da Incubo, mi piace Hell's Kitchen, tutto quello che, diciamo, riguarda la cucina seria, e alcune serie TV, però non guardo programmi televisivi, non li ho mai seguiti. Le Max mi sono scritto. Chef, quella ragazza che hai sentito nel video non era mia moglie, ma una ragazza che spero diventerà mia moglie un giorno. Ah, non è ancora tua moglie. Ti giuro, pensavo fossi sposato. Ah, dai, però ce la devi riconoscere. Ah, sei ancora qui, Carmela. Scusa se ti ho risposto un po' in ritardo, ma... Carmela è simpaticissima, ragazzi, ha un bel canale, un tostissimo canale, fa video semplicissimi, dolcissimi, frasi profonde, niente di complicato, video di pochi secondi che non ci rubano davvero se non qualche secondo per veramente riappacificarci e credere ancora in alcuni valori. Quindi vi consiglio di andare a visitare il suo canale. Maria Solari, dimmi Maria, che ho fatto, che ho scritto, che ho detto. Oh, io sempre faccio le gaffe con la mia amica Hilde. Che bello Andrea, io seguo il TV, YouTube, faction varie, delle TV varie, film horror, commedia fantastica. I film mi strapiacciono, io infatti guardo film sempre, però di solito li guardo streaming, cioè li guardo quando un po', quanto tempo, non quando cioè non quando mi dice Rai 1 o Canale 5, no? Mi sono iscritto al tuo canale, Andrea Lemax è iscritto al tuo canale, ricambialo perché è un bravissimo youtuber. Ho seguito di recente Sanremo Jung, ancora più Rai Italia. Ok, Andrea Fuego, grazie mille Lemax. Grazie, sei molto gentile, fossero tutti come te. Ma fossero tutti come te, Carmela. Davide Di Stefano, cucina Nunzio, che ho fame. Sto aspettando il forno che si riscalda, non possiamo fare altro. Hai visto Doctor Strange? No, però l'ho sentito. Mi pare che avevo iniziato a guardarlo, poi non c'ho avuto tempo. Mondo di Mary. Ragazzi, Mondo di Mary è... una bravissima cantante, prima di tutto, perché quello, diciamo, la sua vocazione, no? Come se per me è la cucina, per lei è il canto. Ha una bellissima voce, proprio una cantante professionista, nonché una persona davvero dolcissima. Quindi, se volete dargli una mano, un sostegno nel suo canale, andate a vedere, anche perché ha due occhioni e un sorriso bellissimo. Mi piacciono particolarmente i film d'avventura. Io sono appassionato di film di fantascienza, invece. Fantascienza, diciamo, è giù di lì. Ecco, i miei film horror preferiti sono Cannibal Holocaust, Venerdì 13. Invece io non amo tanto i film horror. Uno, perché non mi spaventano. E due, non lo so, come i drammatici, no, la maggior parte, non tutti i drammatici, la maggior parte dei drammatici. Io... voglio qualcosa di leggero, qualcosa che stuzzichi la mia fantasia, la mia voglia di tecnologia, innovazione, la mia voglia di futuro. Quindi per questo che opto per i film di fantascienza. Ma tu sei proprio uno chef che lavora al ristorante? Allora, Dea Sole, io ti rispondo e ti consiglio, se vuoi sapere tutto di me, di andare a vedere il video dell'intervista di un paio di mesi fa, forse anche 3 mesi fa. In cui dico tutta la mia storia, però adesso te la riassumo in poche parole. Io sono uno chef in pensione perché per via della salute da 5 anni a questa parte non posso più esercitare con serietà un lavoro e quindi, diciamo, mi sono ritirato in pensione
anche se sono giovane ancora potrei dare tanto, e quindi motivo per cui, siccome mi sentivo davvero inutile, perché dopo una vita di lavorare, lavorare senza sosta, lavorare sempre, ritrovarsi a casa senza far niente, ho deciso di riprendere in mano questo canale che era nato per gioco. Quindi se vuoi sapere proprio tutto, tutto, vai a vedere quel video. No, vado a cucinare un bacio. Ciao bella, ciao Hilde, grazie di essere passata, amica mia. Se non siete iscritti, iscrivetevi. Ok, volevo precisare: Nunzio, non ho un canale, tutto ciò che faccio è solo per la mia famiglia. Amo cucinare e mi sarebbe piaciuto farlo su YouTube, ma sono troppo timida. Io invece ti consiglio di combattere questa timidezza e non di optare per un po', come avevo fatto io all'inizio. Io all'inizio mettevo giusto qualche ricetta così per giocare o per trasmetterla magari alla mia famiglia che mi chiedeva e queste cose di qua. Quindi perché no? Anche perché mi piacerebbe vederti cucinare, no? Puoi capire, essendo chef, mondo animale, film horror, una volta sono andata a vederne uno, era terribile, non eravamo mai andati lì. Abbiamo visto tutto il film con la bocca aperta e mano sul muso addirittura. Lo guardo sicuro, mi dispiace per la tua salute. Niente, purtroppo la salute non possiamo farci nulla, è una cosa che non possiamo gestire, però per fortuna siamo qui e quindi tanto basta, no? Sono contento di quello che ho, praticamente, non è poco, ciao. Scusate se è poco. Ciao papà. Stefano, ma mi sono iscritto al tuo canale. Ho visto Giuseppina, sì? Dove vai, fuori? Sì, con la mia. Amore mio, bella. Vai. Ho visto Giuseppina, infatti ho visto che tu solamente playlist iniziano il video senza... Esatto. Carmela Bruno Mancuso, un saluto a tutti e buona serata, chef, alla prossima. Un bacione e buona serata anche a te. Nel frattempo, visto e considerato che abbiamo solo mezz'ora, il forno è arrivato a 200 gradi ed inforniamo i cannelloni all'interno del forno. E poi... E aumentiamo di 10-20 gradi e mettiamo il timer per 10 minuti, così tra 10 minuti li controlliamo senza avere pensiero di guardare sempre, perché tanto devono gratinarsi. Quindi aumentiamo la potenza del forno in modo tale che il calore aumenti sulla parte superiore e li gratini. Bene solare. Brisede, amore, è andata via, se no te la facevo salutare. È andata via, mi dispiace, Hilde. Che dolce, Brisede, sì, è vero. Brisede è una bimba dolcissima. È una bimba dolcissima, poi affettuosa. Certo, come tutti i bimbi, anche lei ha, diciamo, i suoi no. Perché, però, è una bambina che ascolta tanto, almeno a me. Di me, diciamo, ha un po' di soggezione. Mi ascolta, mi aiuta tantissimo. Non potete sapere quando mi aiuta in casa questa bambina, anche il semplice fatto di badare al fratellino. Irex, di dove sei? Di rispondere a lei. Maria Salare, Matti è figo. Sì, Matteo è ormai un figone. I capelli li ritaglio io a Matteo, lo sapevi? Infatti tutti i suoi amici adesso vogliono che li ritaglio io i capelli. Ragazzi, regalate un like a questo uomo ricco di virtù che dona non solo ricette ma anche tanto amore, una persona d'oro che io veramente mi sto commuovendo. Grazie Irene, grazie, sei dolcissima. Scordatelo. Hilde, qualche volta fai un video di una torta, me lo mandi, lo pubblico io, dai. Adesso voi non potete vederlo, però io sto vedendo già la mozzarellina che si sta cominciando a depositare. Io adoro, io guarderei il forno come guarderei la televisione. Aspetto te. Sì, è vero. Io e Hilde non ci vediamo già da 2 anni. È passata la vacanza, lei è toscana, vive in un posto meraviglioso, non vi potete immaginare. Quando sia meraviglioso, non lo dico per correttezza, per privacy, dove vive, però un posto della Toscana veramente meraviglioso. E sono state delle vacanze strabelle,
in segno di amicizia, poi mai, mai una volta una discussione, è stato davvero bello stare da voi, Hilde, e non vedo l'ora, non vedo l'ora. Giuseppina Cristina, hai tre figli troppo belli, Nunzio, brutta copia, capolavori, brutta copia, capolavoro, brutta copia, capolavoro, così fa, no? Noi siamo belli, i nostri figli ancora più belli. Grazie comunque, Cristina. E poi c'è Dea Sole che scrive, veramente sei dolce e sempre presente. Grazie Dea Sole, faccio quello che posso, cioè alla fine è giusto non solo prendere ma anche dare, no? Davide Di Stefano, a me nei capelli li tagli a tuo figlio dato che tu ormai... Sì, scherza, vedrai che prima o poi cadono pure a te i capelli, non ti preoccupare Davide, non ti preoccupare. Davide è giovanissimo, ragazzi, ancora non sa a cosa va incontro. Maria, che tipo di torte prepari? Maria, che poi alla fine si chiama Hilde, lei di nome, prepara dei capolavori elaboratissimi di pasta di zucchero, proprio ricrea anche personaggi della Disney, cioè tridimensionale, fa anche torte a tre piani di matrimonio, è davvero bravissima, è davvero bravissima. Quindi si chiama, dillo tu come si chiama, che non mi viene il nome, Cake Design, esatto, Cake Design, sembra quasi... Comunque ragazzi è inutile che andate a vedere il canale di Hilde, di Maria Solare, perché lei non ha contenuti, li fa per lei, li fa diciamo una cosa sua, diciamo, non ha il tempo di fare... Te Brodo, buonasera e benvenuto. Nunzio, tu sai imitare i VIP? So imitare un pochettino a Bombolo, se conoscete Bombolo ve lo faccio. Se vuoi, però mi dovete dire se lo conoscete, perché è inutile che se no lui è già VIP, quindi mi invito da solo. Hilde, ma quale VIP? Hilde, io sono sempre io. Non ha bisogno di imitare. No, anche perché Hilde conosce anche i lati buffi di me, no? I lati, diciamo, perché siamo proprio amici, quindi conosce gioie e dolori della mia vita. E quindi, vabbè, se lei parlasse in questa live, io sarei rovinato. Poche parole. Allora, va bene, mi faccio Bombolo in onore di Andrea Fuego, che ci provo, non lo so quando lo so fare bene. Allora, c'era una scena prima che faceva... No, aspetta, questa è cattiva, no, aspetta. Ah. Maresciallo, ma la scureggia pesa? No. Allora mi sa che mi sono cagato addosso, Basta, non succederà mai più. Amo preparare dolci e sempre ammirato che questo tipo di decorazione dipingo anche, questo è un settore molto creativo, sì è vero, è un settore che unisce cucina, cioè pasticceria e arte. Ciao Bionda, ciao Sed. Perché quella faccia biondina, Sed? Bombolo è stato un comico eccezionale, sì, è vero. Dai, ti è piaciuto Andrea come l'ho imitato? Gioventure, hi Gioventure, how are you? Welcome to my live. I am kicking the cannelloni with ricotta cheese. Non so che cosa ho detto le ultime 3-4 parole, però vabbè. Non so, conosci il Cavo Official Channel? Mi pare di no. Per Brodo, chef. Che t'ha fatto Brodo? Ciao, Coscione! L'ho chiamato Coscione. Ciao, Coscisette! Come stai? Io e Pollo l'ho fatto, I miei amici più intimi l'hanno visto, però non ti spoilerano niente. Tu hai cucinato il pollo. Perché vi ricordo che è un format dove vi sfidano a cucinare dei piatti. Diciamo, due forme di sfida. Una è fammi vedere come fai questo piatto, però non lo cucino pure io, quindi fammi vedere come fai questo piatto.
e uno è invece io faccio la mia versione, tu fai la tua versione e vediamo chi la fa più bella, che poi è comunque una sfida sana. Io e Coscia abbiamo proprio questa sfida, lui farà il suo pollo alla birra e ha sfidato me per fare un pollo alla birra, interpretarlo a modo mio, quindi che vinca il migliore. Conosci quella parte che dice andando a posso fa, è certo che la conosco, io il bombolo lo conosco, tutti i film, quando arriva il capitano, sì, conosco il mare di Borzano e il mare di Frosinone. Ciao Sed, come va? Bene, allora, ciao Stefano, tutto bene, eccetera eccetera. Teresa Boneta, bravo, ecco, grazie. Da fare già ora, editerò tutto stasera. Sì, ma non lo farò uscire, ci dobbiamo mettere d'accordo però per quando esce. Joseph, sono ancora al lavoro, ma passo veloce per un saluto. Ciao, la strana coppia, non ti preoccupare, grazie, lo apprezzo il doppio che siete passati per un saluto. Un bacio perché siete davvero simpaticissimi. Grazie, grazie davvero di essere passati. Big Kevin Noble, hi Chef Nunzio. Hi Big, welcome to my life. How are you? Ciao Dea. Sei felicissimo di chattare di nuovo con te. Ma Sed è simpaticissima, ragazzi. Solo che non invidio il suo uomo perché gli fa troppi scherzi per me. Che bella la sfida, sì, è vero. Anche Irex mi ha sfidato, ma più avanti, ragazzi, non vi preoccupate. Scusa chef, Irex tu però deve aspettare ancora un po', perché io oltre a questa di Cosci ho un'altra sfida con YouTube TV che me l'ha lanciata prima, e quindi diciamo, se non ti dispiace magari di aspettare un po', perché ho troppi format da fare entrare, non vorrei fare tanti video. Poi se voi volete più video e mi dite che vi piacerebbe vedere più video, io li faccio, io li edito, non è un problema, però non voglio stressarvi a farvi vedere per forza un video al giorno, anche perché voglio dare il tempo a tutti di vedere, percepire e concretizzare il video che stanno guardando. Nel frattempo si sta un pochettino comincia a gradinarsi un pochettino, ma ancora è presto, lo guardo con la coda dell'occhio. Anch'io annunzio, imiti ultimamente Bombolo, complimenti, grazie, grazie. Hello from USA, hello from Italy, from Germany, yes, multinationality alive. Ok, nel frattempo 10 minuti sono passati, però come ho detto prima ancora non è pronto, quindi mettiamo ancora 10 minuti. Spero di rientrarci nelle 2 ore con questo piatto, però penso di sì. Casomai aumenta ancora un pochettino il fuoco, così almeno si gratinano prima, perché comunque già sono cotti, quindi allora. Ciao Irex, Momo Heroine, intanto ti saluto pure a te, se non ti avevo salutato scusami. Hello, hello, Antonina Settimo, welcome to my live, how are you? Antonina è pure una bravissima cuoca, vive a London e gli piace tantissimo la cucina italiana e adora i siciliani, quindi non potevamo non andare d'accordo con lei. Sed, anche tu sai cucinare? Beh, penso che qualcosina la sa fare. Riccardo, my friend. Mi preparo bene carne, pasta, ma non i dolci. Ah, lo preparo bene carne, pasta, ma non i dolci. Ok. Neanche io sono strabravo con i dolci, anche se Irex non è d'accordo, però non mi sento proprio bravissimo, bravissimo. Allora, Momo Heroine, che cucina di buono? Avevo salutato poco fa. Sì, probabilmente mi era saltato il messaggio. Ho fatto i cannelloni, ricotta e spinaci. Tra un poco li sforniamo e li vedrai. Pasticciando con Drina. Ciao Drina, benvenuta, benvenuta. Antonina, anch'io sono siciliana. Antonina però non parla italiano. Antonina, Irex ai fornelli, side you... is from Sicily, from Sicily. I'm sorry for my bad English. Buonasera a tutti, vi saluto a tutti. Kulkan, Olyant, Selam,
Selam forse vorrebbe dire Salemo Aleikum, probabile, perché io ho tanti che mi seguono anche dalla parte, diciamo, dell'Arabia, dell'Oriente. Andrina Settimo, Riccardo Nunes, ok, state parlando tra di voi. Finish work, hello my friend, aiutami Matteo. Ciao Irene, buonissimi. Ah, buonissimi, sì, sono buoni, tra un poco li vedremo. I dolci non mi vengono anche se me li spieghi passo passo, perché la pasticceria è precisione, mentre la cucina ti può permettere anche un po' di imprecisione, la pasticceria è precisione, e quindi più preciso sei. A me mi riescono i dolci, però non mi sento portato, cioè non sono proprio una frana, ma non sono neanche il top dei dolci. So fare dei dolci buoni, altri un po' meno. Ok, poi, ciao Adrina, come va? Cosa è scritto per te? Non me l'ha letto. Qua. Big Kevin, no, ah, ma stanno parlando tra di loro, va bene, va bene. Oggi mi sono preparato la cena prima per vederti cucinare. Ma tu sei un tesoro, Cristina, veramente, Cristina, sei veramente un tesoro, Giuseppina. Sei un tesoro, grazie. Chef Cannelloni, sono la cena per stasera, sì. I cannelloni sono la cena perché faccio la live, giustamente non ho poi il tempo di preparare la cena, quindi quello che cucino sarà sempre la cena. No, se ti sente Giada, lo so, il bello che credo che mi stia sentendo in maniera, perché mi aveva detto che se ce la faceva veniva probabilmente, quindi penso che mi stia sentendo e si stia scompisciando dalle risate, e che dopo leggerò tutti i suoi commenti di e faccine varie. Cucina tipica. Oh, è arrivato Cucina Tipica. Ciao carissimo, ciao, benvenuto. Come stanno andando le ferie? Ecco, ti confondo, io confondo sempre Cucina Mania con Cucina Tipica, per questo ogni volta la chiamo sempre, la prendo sempre per maschio. Mi fa piacere, Andorina Settimo, Cucina Tipica, hello, we love you. Anche Andorina Settimo ti segue, Cucina Tipica, hai visto? Doraemon TV, ciao, benvenuto. No, non avevo letto, carissimo. Certo che ti saluto. Un bacio, un bacione grande, grazie, benvenuto. Ma scherzi. Ma le dolci ne preparo tutti i tipi, anche senza burro. Penso che ce l'abbia con Ilde. Chef Nunzio, we love you. We love you too, Settimo. Because you are a big passion for the kitchen. Giusto? Detto giusto, kitchen. You have a big passion for the for cooking. You have a big passion for cooking. And I love that. Devo ancora preparare la cena. Lo so, è un brutto orario, lo capisco. Grazie Nunzio, le ferie vanno bene, perfetto, questa è la cosa più importante. Max Astrale, Nunzieddu, bello mio, se rimani ancora qualche minuto ti faccio vedere i cannelloni. Allora poi vengo a curiosare. Ok, tra un minuto sforno i cannelloni, ragazzi, perché sto vedendo con la coda dell'occhio, stanno prendendo proprio quel gratin perfetto. Quindi non perdetevi, tra qualche minuto li sforniamo e li impiattiamo come siamo abituati sempre a fare, così da farli vedere e tutto. Lo farò sì, Irex dai Fornelli fa la sua live ogni sabato. Puoi scriverlo tranquillamente l'orario, Irene. Ragazzi, anche se volete potete fare scritto ricambio senza nessun problema. L'importante è che vi rispettate tra voi. Questa sera, se vuoi, sono in una live per poco. Ciao, a dopo. Ciao Cosci, va bene, cercherò di esserci quando ti vedo, io sempre entro, lo sai carissimo. Ho fame. Ok, allora Ilda ha fame, sforniamo. Impeccabile chef, sono curioso di vedere dove vengono, magari ne passi un po', magari mi viene a trovare, che da tanto che devi venirmi a trovare, Irene forse. Ok ragazzi, un attimo, vi continuo a leggere Matteo e io mi sposto di nuovo ai fornelli a prepararvi, a sfornare, diciamo, questi cannelloni. Doraemon TV scrive, non so se ti piace il mio canale, iscriviti se non ti piace niente. Quale canale? Doraemon TV.
Ma io sono già iscritto da te, da Raimon TV. Se non sbaglio già sono iscritto da te. Io comunque mi iscrivo da tutti, perché non è che mi costa qualcosa iscrivermi, non mi costa niente. Momo Eroine, grazie a Sole per essere no, che no. Maria Solari, vedo che fuma lì. Allora, il mio forno ha uno sfiato. E Doraemon ha scritto come? Sì, sono iscritto da te, Doraemon, ma già da un bel pezzo. A meno io che non faccio confusione. Comunque, Doraemon, per sicurezza, se vuoi che mi iscrivo, che perché io mi dimentico, lascia un commento su qualsiasi video. Appena ti leggo, mi iscrivo. Doraemon TV, io non faccio iscritto ricambi. Vabbè, ognuno è libero di, quello che, di fare quello che vuole, che c'entra. Io però mi sento di ricambiare tutti perché non mi costa niente avere un iscritto e ogni tanto quando c'ho tempo vado a vedere i video. Poi giustamente sono le persone che seguo, ci sono quelli che magari appena vedo un video vado a fare un salutino. Allora, il mio forno ha uno sfiato qua ed è comodissimo perché mantiene la giusta umidità e quando apri non ti arriva il vapore in faccia. Okay, il Rex scrive: ah ok, grazie Nunzio, ma non mi sembra giusto e rispettoso i tuoi confronti, questa è la tua live. No, puoi farlo, te lo sto dicendo io. Doraemon allora ha scritto: vorrei crescere da solo. Ma ovvio, anche perché ragazzi, potete fare scritto ricambio quando vi pare, ma avere 10.000 iscritti che non gli interessa quello che fai equivale a averne zero, quindi diciamo che io valorizzo gli altri, anche perché bisogna arrivare a 1.000 per poter monetizzare, no? Però una volta arrivati a 1.000 è abbastanza inutile, no? Ok, questi sono i cannelloni, vedete, hanno fatto proprio una crosticina croccante che va a contrasto con la salsina che sotto si sarà un po' asciugata. Pasticciando con Drina scrive: giusto chef, usa la tua stessa filosofia. Sì, infatti, cioè, va bene arrivare fino ai 1.000 per la monetizzazione, ma tanto poi devi fare 4.000 ore di visualizzazione, quindi cioè, YouTube non ti regala la monetizzazione, te la fa sudare. Quindi io diciamo vado avanti non pensando alla monetizzazione, ma pensando a fare un contenuto di qualità e sperando che poi vengo ripagato, ma non subito, ci vuole tempo, ci vuole almeno un anno. Masticciando scrive: non capisco perché si iscrivono poi si cancellano, che costi hanno? Sì, ma quello sì, se iscriversi io vi scrivo. Allora innanzitutto tagliamo, facciamo una porzione da due cannelloni. Doraemon se deve andare perché il telefono ha 1%. Doraemon, spero che tu riuscirai a vedere almeno i cannelloni prima che te ne vai. Sensorelle, che belli, mi sembra di sentire il profumo. Vabbè, hanno un profumo eccezionale, però ma se due cannelloni mi sembrano pure tanti perché sono fatti veramente, cioè, importanti, molto grandi. Ok, mettiamo una palettina di qua e fuori, e voilà. Ora ve li faccio vedere per benissimo. Così, giusto per dare, diciamo, l'impressione, anzi no, perché la sfoglia era abbastanza... Giuseppina scrive: che meraviglia, Annunzio, bravissimo, sei top. Ok, mettiamo su un po' di parmigiano. Dovremmo scrivere sì che me ne devo andare. E là. Ecco qua. Ve li faccio vedere. Aspetta, ne tagliamo uno. Così almeno. Lo provo. Potete vedere come è venuto all'interno. Vedete che c'è una crosticina bella croccante. Il sugo sotto, se vedete, della teglia. Pasticciando con Drina scrive: ah, a facci mia, Giuseppina, buoni. Vedete che alla fine Doraemon, buoni, sensorelle, che bella faccia. Vedete che è sotto la teglia, è rimasta pulita, il sugo è stato completamente... Lei Luna, assicurato. Si vede che sono buonissimi. Maria, Solari, bravo Nunzio, ti do il 10. Un attimo, vi faccio vedere anche come sono all'interno tagliati. Sono giustamente, sono appena stati sforrati, quindi sono tenerissimi, morbidissimi. Stefano scrive: non sui dati della live, vi lascio da mangiare per vedere Geo Magazine su Rai Italia domani. Grazie, veramente grazie di essere rimasto fino a questo punto. Un abbraccio e un bacio. Ditemi se rivedete benissimo. Stefano scrive: c'ho la culina in bocca. Sono davvero buoni, hanno un profumo, il burro aromatizzato gli ha dato quel... Posso pezzo? Quella cosa particolare, quell'odore particolare che si sposa bene con la ricotta, che è un formaggio molto
come si dice, è un formaggio molto, diciamo, un poco salato e molto magro, quindi il burro gli ha dato quella, proprio quella, quel grasso che gli manca, anche agli spinaci, e poi il fatto che sia stato aromatizzato, ve lo consiglio, l'aromatizzazione del burro, perché il burro aromatizzato fa da conduttore a tutti gli altri sapori, quindi se fate degli impasti, che siano anche gnocchi o che siano... cioè io questo burro aromatizzato lo uso per tanti impasti soffici affinché gli do quella marcia in più e quella spinta in più di sapore. Quindi fatemi sapere come vi sembra, no? Io intanto mi siedo e vi continuo a leggere. Possiamo assaggiare? Potete assaggiare, certo. I ragazzi assaggiano, anzi si assaggia in diretta, così almeno in diretta, no, sulla pancia. No, niente ci fa, la pancia ce l'abbiamo tutti, papà. Però una la mia è... Assaggia in diretta, io non mangio in diretta, perché per me mangiare è una cosa molto privata, diciamo, non riesco, c'è più forte di me. Però mio figlio farà questo onore, anche Vichal ci farà questo onore, vieni. Vieni di qua, assaggio, prova assaggio. Ok. Prova assaggio, vieni Vichal. No, per me anche, magari è una cosa privata. Ah, per lui anche per me, allora perché devo farlo io? Perché uno deve sacrificarsi. Dai, forza. Sì. Vai. Assaggio, assaggio. Sto rovinando tutto. Una cosa privata questa. Cavolo. Ah, non sono con cavolo, sono con gli spinaci, che cavolo. No, sono buonissimi, devo dirlo. Belli croccanti. Per i croccanti aromatizzati. Va, vattene via, va. Sparisci. Grazie, quanto fa? Quanto fa? 10 euro. Dio santo, tenga. 10 euro per... Tenga, se vuoi li sputo anche i pezzi. Ma dai, 10 euro non sono niente. Sì, sì, sto così, Ciao, occhi di Giada! Se ci siamo, no? Passare, no? Possiamo? Chiamo l'ambulanza. Siamo? Certo, mangiate. Tanto ce ne sono per cena, sono dentro casa. Uff, che voglia. lo so. È tutto mio. No. Sono molto belli e molto buoni, io vi consiglio di provarli. Poi i cannelloni naturalmente reali, quelli diciamo tradizionali, vengono fatti con la carne. Questa è un'ottima variante, diciamo, vegetariana, più leggera. E poi se vi piace il contrasto, ricotta e spinaci, questo è il piatto per eccellenza, ricotta e spinaci. Ciao bella occhi di Giada, sei passata, un abbraccio e un bacio. Anche andate a vedere anche occhi di Giada, questo canale è bellissimo. Io adesso dietro le quinte Vichal, l'amico di mio figlio, sta facendo su col pollicione come un matto. Quindi allora ci siamo, somiglia tantissimo a tuo figlio, solo che lui è la bella copia, cioè lui, io sono la brutta copia, lui è capolavoro. È bellissimo. Matteo, sappi che sono invidiosa. Hai visto come ti ha risposto? Dai, Ilde, poverina. Dai. Ho fame. Ottimo, bravo Nunzio. Grazie, amico mio. Grazie, amico mio. Andate anche a visitare Cucina Tipica. Aspetta, perché, no, taglio. Lui non ha una formazione professionale. Taglio. Però, lui non ha una formazione professionale, però ha una passione e anche una bravura nel fare quello che fa. Che se avesse avuto tanto così di formazione o di scuola, secondo me sarebbe un ottimo chef. Che fortuna avere uno chef in casa, vero? Sì. Non lo so. È una delle lati positive, ma non ti credere, però, perché adesso si stanno godendo me. Perché quando io lavoravo, a me non mi si vedeva mai in casa. Quindi non è proprio tutto loro quello che luce. Matti a fuoco ti ha detto che fortuna di avere un chef a casa. Allora Massimo e Robin, a Palermo facciamo con la carne per tradizione, comunque anche così sono favolosi. Sì, i cannelloni tradizionali sono di carne, un privilegio. Mary, facendo il chef, anche io sono diplomata in cucina, sono chef anche io, ma io guarda, lo immaginavo onestamente, perché ho visto la professionalità di come cucini i piatti, perché un conto è sapere cucinare, però si vede la professionalità dei movimenti, di quando uno ha una preparazione, diciamo, specializzata, ecco, di questa cosa. Adesso lo so con certezza, però me l'ero immaginato, Trina.
Posso assaggiare anch'io? Vado! Roberto, manca per te. Se mi vieni a trovare in tempo, però qualche volta ti vengo a trovare io. Anche perché io ti cucino e tu mi insegni a pattinare, ancora meglio. Ora posso andare? Qua sono affamati. C'è un annuncio, è stato bellissimo stare con tutti voi. Allora, Giuseppina, Cristina, innanzitutto c'è stato un tesoro a organizzarti per vedere la live. Prima cosa. Seconda cosa, sento davvero di volerti bene. Sembra stupido, anche se non ti conosco. Falla moderatore, no? Eh sì, va bene, ma tanto non c'è moderatore. Adesso ti faccio vedere che ti dice. È un premio per le persone brave. Ora ti do tutto quello che vuoi. Allora, aspetta un attimo che ti metto moderatrice. Ma quel profumo si sente fuori. Okay. Sente fuori profumo. Allora, innanzitutto cominciamo ad avvicinarci perché tra un po' no! In chiusura. Ecco, ti stavo parlando di Giuseppina Cristina. È davvero una bravissima persona. Ti sento davvero molto vicina. Naturalmente con tutto il rispetto del mondo e con tutto l'affetto del mondo. No, si vede, Drina, è come se si vede. Perché Yalo ci ha allenato. Poi Irex Adriana, la pasticceria è pasticceria, poi la cucina è bella, certo, è ovvio. Io non ci metto il ragù e la besciamella, quelli sono i cannelloni classici, sì. Salve chef, cosa consiglia ad un novizio che vuole aprirsi il mondo della cucina? Di provare, innanzitutto di non fare piatti troppo elaborati, perché bisogna imparare le basi prima della cucina, no? Quindi... Di imparare prima le basi principali, quindi i piatti più semplici, quelli proprio banali, perché bisogna e poi di guardare tanti video di persone professioniste, se proprio ti vuoi aprire un mondo a livello professionale. Quello sono due cose: se vuoi aprire un mondo a livello professionale devi studiare naturalmente l'alberghiera e poi guardare persone professioniste. Se invece vuoi semplicemente imparare a cucinare per la tua famiglia, per te stesso, puoi fare la stessa cosa e puoi guardare qualsiasi canale di cucina e interessarti proprio come passione, non proprio profonda. Ciao Nunzio e famiglia, ciao a tutti. Muah. Vieni qua, Brisi, ti vuole salutare Hilde, che prima si è andata via. Cosa consiglia? Ciao Hilde. Ciao Danilo, sera. Ciao Rai Double, buonasera, benvenuto. Blaze TM, ciao, benvenuto Blaze. Adriana, tu cucini benissimo, idem per cucina tipica. Sì, è vero, sono entrambi bravissimi. Amore, sei bellissima, guarda, leggi e gli rispondi tu stessa se vuoi. E poi guardi la telecamera quando ti parli, così ti vede. Dove... Qua, Hilde Solari, amore, sei bellissima. Grazie. No, penso che ce l'avesse con me. Grazie. Tu sei femminile? No, io non sono femminile. Allora, oggi pomeriggio mi è venuta finalmente una frittata fatta bene, è la prima. Visto anche Cosci all'inizio ha una passione per la cucina e come vedi anche lui la frittata, che sembra una cosa banale, invece bisogna saperla fare anche quella. Ma tu sei bellissimo. La moglie è a lavorare, l'abbiamo salutata alle 7, l'abbiamo chiamata al lavoro e l'abbiamo salutata tutti quanti. Ciao chef, ho visto in ritardo la notifica, non ti preoccupare, sbalorditivo, sono contento che sei qua. Siamo quasi in chiusura comunque, quindi non vi rubo tanto tempo. Oh ciao! Babbo è bellino, sono bellino, ed è bellissimo e bellino. Alla fine io sono grosso, quindi dovrebbe essere bellissimo e piccolina dovrebbe essere bellina. Ciao chef e chefina dolcissima. Ciao Zina Love, aspetta che devo leggere il nome. Zina Love Nalis 4. Ragazzi, anche Zina Love Nalis è bravissima, una bravissima youtuber, fa make up, vi consiglio di andare a guardare anche il suo canale. Grazie Nunzio, anch'io ho tanto rispetto e affetto per te. Sono contento che, diciamo, il rispetto e l'affetto che ti mostro non sia frainteso e non sembri poi stupido, perché è veramente una cosa che sento con alcune persone qui di YouTube. Sembra stupido, ma è così. Poi anche Hilde mi conosce benissimo, sono una persona che si affeziona sempre molto, molto spesso alle persone.
Hilde è la prova, lo può confermare. A dopo, Nabbo. Ciao bella, ma grazie, grazie che sei passata, mi ha fatto tantissimo piacere. Allora, i for show, ciao, ciao, benvenuto i for show a tutti quelli che sono arrivati e non si sono iscritti al mio canale e vogliono iscriversi ed essere ricambiati, soprattutto lasciate un messaggio su un qualsiasi video, appena leggo il messaggio e lo leggo al 100% vi ricambio a priori, ok? Quindi iscrivetevi tranquillamente e fate iscritto di cambio tranquillamente. Lei Luna, ma dove sei stata? Scimacca a tutti, ha detto Hilde. Solo una piccolissima curiosità: il pollo tu fatto in padella o a forno? Non te lo dico, manco sotto tortura. Sono già iscritta. Siamo già due ore. Piacere vedere e sentirti, chef. Ma è un piacere per me che tu vieni qua. Cavolo, quasi 60 like. Dai che ce la facciamo i 60. Su, invitate persone a mettere l'ultimo like. Dai, sì, condividete se volete. Magari a chi non arriva la notifica può arrivare la condivisione. Saluta, ciao ciao. Non toccare i bottoni. Non toccare il computer che mi chiude la live. Ciao. Ladi, ciao, ciao Drina. La scimmietta, bom, bom. 60! 60 like! Wow! Grandissimi! Che bellezza! Intanto ragazzi, io sto vedendo, anche se siete ben 16 persone, mi dispiace chiudere la live. Quindi ditemi voi se volete stare ancora 5 minuti in compagnia. Io ancora sto, perché non vi voglio rubare, so che è un'ora particolare questa e non voglio rubarvi, diciamo, non voglio rubarvi. Ora sì, sono 61, però ci abbiamo fatto i 60, siamo forti. L'acqua frivola, dai, facci l'acqua frivola. L'acqua frufru è l'acqua con la cristallina dentro, no? Insaporita a gusto di frutta, e lui la chiama l'acqua frufru. Quando ci sarà la sfida Swiss Chef? Io direi un po' meno di un mese a partire da ora, quindi 3 settimane. Se posso riesco ad anticiparla, però devo cercare di capire se il mio... la mia quantità di video che sto portando adesso negli ultimi mesi sia piacevole per le persone, o se vogliono più video. Nel caso in cui riesco a capire che vogliono più video, dovrei fare un sondaggio. Nel caso in cui posso accelerare un po' e fare qualche video in più, capito? Perché la mia filosofia è quella, diciamo 2-3 video alla settimana più la live, penso che siano già impegnativi per chi mi segue, non voglio essere troppo stressante. Devo andare a cena, vi mando un grosso bacio. Ciao Giadina, grazie per essere passata, un bacio anche a te e ci sentiamo, noi ci sentiamo anche in privato, quindi... Gli occhi di Giada se ne va e vi saluta, ragazzi. Più video, Cosci, vuoi più video? Fai più live. Addirittura Zina mi consiglia di fare qualche live in più. È una questione di organizzarsi. Certo, le live per me sono molto, molto più facili, ragazzi. Sono molto più facili perché non c'ho da editare, poche parole. Quello che vedi è quello che vedi. Però secondo me il vero contenuto è sempre il video. E tu vai lì, c'è quel video di 6 minuti montato come tutorial che ti spiega esattamente come realizzare quel piatto e non ti devi guardare per forza 2 ore di live per capire come fare quel determinato piatto con tutto quello che c'è in mezzo, capito? Quindi secondo me il video è sempre il contenuto migliore per quando riguarda la cucina. Alessandra, sei tornata, hai finito di cucinare? Le pizze fritte?
che ho già preparato le paste di mandorla. Sì, è vero, Irex è una sfida del secondo tipo, cioè nel senso che lei mi sfida a preparare le paste di mandorla, in questo caso lei, che io devo interpretare e realizzare questo piatto a modo mio, come dimostrazione e per la soddisfazione sua e di tutti quelli che guarderanno il video. Quindi lei l'ha già fatto questo video, quindi dopo andremo a cercare il video quando editerò e andremo a guardare anche il suo, diciamo, a indirizzarvi sul suo video per poterli comparare. Si parla sempre di sfide sane e di competizione sana, quindi non c'è una vera competizione, non c'è cattiveria e non c'è, diciamo, proprio da divertimento, no? Da fammi vedere quello che sai fare, da darci una spinta, da darci un tono. Vado e torno. Io sto per chiudere, Cosci, se vuoi aspettare. Ok, la prima in forno, grande. Poi mandami le foto, Sì, no, più live do... Ma dove non cucini? Ah, si potrebbe anche fare, magari, che ne so, un'altra live di sera, magari. Ci penserò, prenderò in considerazione questa proposta, questo consiglio, e ci penserò e vedrò se riesco a fare una live di sole e chiacchiere così. Grazie per il consiglio. Aspetta un attimo, si è sparito un attimo la chat, aspettiamo che ritorna e poi ci prepariamo per i saluti. Mi dispiace tantissimo, siete in 15 in live, chiudere la live sembra quasi da maleducati. Rieccomi. Sasa, sei arrivato in tempo, stiamo per salutare noi. I cannelloni già li hanno mangiati, quelli che ho gettato, non so se li hai visti, comunque te li faccio vedere nella teglia. Anzi, in onore di Sasa, mi piace il cannellone per farglielo vedere. Giusto in onore di Sasa. Quello poi lo posso mangiare. Quello poi lo mangia Brisi. Il gatto, giusto un cardellone per farlo vedere a Sasà, che magari sarà allontanata, poverina, perché Sasà oggi aveva del lavoro da fare, quindi non ha avuto il tempo di venire. Ecco Sasà, questo è per te, solo per te. Questo è il cardellone, se è raffreddato adesso è molto più facile da impiattare. E Brisi te lo mangia. A te mi passeresti per favore una forchetta? No. Mi intimidisco, in che senso? È sempre questo blocco. Ma no, Adrina, devi essere naturale. Anche io all'inizio ero bloccato, però poi alla fine dammi, sei amata. Quindi a me le persone mi hanno fatto sbloccare, perché mi facevano i complimenti. Io ad esempio odiavo la mia voce, la odiavo proprio, registrata, sentirla la odiavo. Però a furia di sentirmi dire hai una bellissima voce, hai una bellissima voce, mi piace come parli, alla fine sta fissa è passata, no? Che buono, era solo per te, Sasa, per te che sei arrivata adesso, per la mia moderatrice, insieme a lei Luna, insieme a Irex e Fornelli, che ringraziamo perché fanno un grandissimo lavoro durante la live, sono sempre presenti, sempre attive, ed evitano che eventualmente delle persone maleducate possano rovinarci l'esperienza della live, quindi fanno un grandissimo lavoro. Sasa, io lo mangio per te. Sasa, Chef Brisi lo mangia per te. Detto questo, ci prepariamo alla chiusura. Detto questo, ci prepariamo alla chiusura. Avviciniamoci tutti qua. Vieni, Danilo. Vieni? Viciale, se vuole, non puoi? Viciale è un po' timido, non gli va. Viciale, preferisci venire in live o che ti metto il ragno nella mano? Danilo, vieni a salutare, vieni. Niente, Danilo mi sa che questa volta non vi vuole salutare. E fortuna vuole salutare. Non ha fatto di nuovo Epic. Ecco, vi ho salutato prima i miei moderatori, adesso saluto tutti voi, quelli che sono appena arrivati, quelli che sono arrivati dall'inizio, quelli che sono potuti passare solo per un attimo. Apprezzo tutto quello che avete fatto, perché anche trovare un attimo per venire a guardare qualcuno è un impegno e va veramente premiato e rispettato.
quindi detto questo, saluto tutti, Sbalorditivo, Hilde, Sasai, Rexei Fornelli, Lady Una, Max Astrale, Lelle Queen, Zai Love, Nellis 4, Trusiana Martorana, Alessandra, scusate se me la dimentico, Pasticciando con Trina, Cucinano tu Corrita, insomma tutti quanti, se mi dimentico qualche nome, perché siete stati davvero tanti, abbiamo avuto un picco di 30 persone, quindi è stato bello avervi qua, è stato bello stare in vostra compagnia. Chef Nunzio vi ringrazia e vi rimanda al prossimo video, che sarà domenica con lo speciale. E mentre martedì prossimo uscirà il video della sfida del pollo con Cosci, un saluto, un abbraccio e alla prossima. Ciao belli! Ciao! Ti saluti, Michal.